Ok. Buonasera a tutte le persone intervenute a questo seminario di approfondimento del nostro corso di formazione alla politica. L'argomento è particolare, come tutti, insomma, i seminari hanno scelto di curare un aspetto in particolare. Siamo sempre nell'ambito delle due lezioni appena superate del nostro corso, che sono state su questioni geopolitiche e geostrategiche. E sono emersi due elementi in particolare in queste lezioni, diciamo abbastanza condivisi da tutti i relatori intervenuti. Una è sicuramente riguarda il disimpegno degli Stati Uniti nel quadrante mediterraneo, cioè diciamo, l'arretramento dell'influenza americana, anche militare, dentro questo quadrante. Conseguentemente a questo, una crescita di ruolo, di protagonismo da parte di potenze che potremmo definire comunque regionali, anche se la Russia è chiaramente una potenza mondiale, ma in questo contesto si sta comportando come una potenza regionale. E, quindi Russia, Turchia, le cordate arabe, con qualche anche sponda nei paesi europei. Tutti questi movimenti determinati dal disimpegno americano sono emersi ed è emerso anche che la nostra particolare debolezza in questo scenario deriva proprio in buona misura dal fatto di non essere più, diciamo, sostenuti dall'alleato americano, nostro storico alleato nel Mediterraneo. Quindi questo ci mette in una posizione più critica e ci impone di avere un ruolo sicuramente più attivo. Anche perché poi la nostra presenza sul mare, comunque, anche se non siamo un paese particolarmente presente, attivo dal punto di vista militare sul Mediterraneo, comunque c'è. C'è perché i nostri pescatori vanno a pescare vicino anche alle coste africane. Abbiamo appena sbloccato questo incidente diplomatico con il sequestro ad opera di un governo non riconosciuto, quindi si tratta proprio di un sequestro al di fuori della legalità internazionale dei nostri pescatori, e si è trattato, a quanto pare di capire, di un sequestro a scopo di estorsione, cioè un signore della guerra che tenta di accreditarsi o di costringere un paese che non ha riconosciuto quel governo, parlo del generale Haftar, a trattare con lui. Quindi, siccome poi, appunto, alle porte di casa le questioni comunque ci interrogano, abbiamo deciso di accettare, diciamo, la possibilità. Ecco, Cristina Carpinelli è la nostra relatrice di oggi, insieme all'ambasciatore Armando Sanguini. Ci hanno dato la disponibilità ad approfondire alcune tematiche. Mando Sanguini è già stato nostro relatore, lo ripresento, ambasciatore, diplomatico, in una carriera svolta proprio diciamo, nelle zone che ci interessano, dall'Etiopia al Cile, la Tunisia all'Arabia Saudita. Diciamo, sono tutti paesi. Alcuni sono paesi che ci riguardano direttamente proprio nell'argomento di oggi, e del resto è senior advisor dell'ISPI proprio per Medio Oriente e Nord. Cristina Carpinelli, invece, componente del CESPI, consigliera della Casa della Cultura, esperta, ha una grande esperienza di cose russe per esserci stata, per averci studiato e lavorato, e è esperta quindi di cose russe, di questioni internazionali e di diritti umani. Grazie a queste persone abbiamo potuto realizzare questo importante approfondimento tematico sull'espansione dell'influenza russa nel Mar Mediterraneo. L'espansione è cominciata già, diciamo, in un certo senso con l'intervento diretto nel Caucaso, poi in Crimea e infine in Siria e ancora oggi. Potremmo parlare anche di altre cose, ma non le citiamo perché questo lo farà in abbondanza Cristina Carpinelli, mentre l'ambasciatore Sanguini ci darà innanzitutto nuovamente il quadro della situazione secondo la sua oculata analisi.
lascio senz'altro la parola all'ambasciatore, ringraziando tutti voi per essere intervenuti in questo che di fatto è un esperimento, il primo approfondimento fatto relativamente al corso, con le consuete modalità, insomma, dopo l'intervento principale di Cristina Carpinelli, poi sarà possibile porre delle domande e svolgere degli interventi. Grazie a tutti, cedo la parola all'ambasciatore Sanguini. Grazie Presidente. Beh, io ho accolto con entusiasmo un po' infantile l'invito che mi è stato rivolto, perché al momento era più il piacere di ritrovarvi che non la percezione della complessità della questione che mi si stava sottoponendo. Però poi, dal momento che ho passato la mia vita in aree abbastanza impegnative, vedo di affrontare questo tema senza parlare della Russia, se non così occasionalmente, perché c'è una persona che la cui biografia farebbe paralizzare anche un paralitico, perché è veramente impressionante sul piano delle competenze. Quindi mi guarderò bene dal parlare della Russia. Quello che mi interessa parlare di più nei minuti in cui potrò parlare, perché meriterebbe ore e ore, il Mediterraneo, no? Noi ci siamo in mezzo, ci bagniamo i piedi, ogni tanto non ce ne accorgiamo, perché poi il nostro sguardo va altrove, come dirò fra poco, però quello che è certo è che, e lo vediamo in questo periodo di coronavirus, e cioè non solo siamo nel Mediterraneo, ma siamo praticamente, posso dire, attanagliati dalle nostre vicende interne, come se fossero l'ombelico del mondo, quando neanche il Mediterraneo è l'ombelico del mondo. Se voi ci fate caso, in questi giorni, in questi mesi, si parla di coronavirus, dell'Italia ovviamente, e dell'America, facendo dei paragoni che tra l'altro non fanno molto senso, perché le dimensioni americane sono del tutto diverse da quelle italiane. Però se ci fate caso, c'è l'Italia, in questo momento questa visione da 007 del camion che arriva con le dosi del vaccino, ne si spendono ore e ore di televisione per far vedere come arriva, come si apre, come si chiude, come si distribuisce. Dopodiché si parla della morbilità di questo virus, dei dati statistici, e poi si dice in America si è toccato il picco di questo e di quell'altro, sempre senza fare riferimento alle differenze intanto di popolazione, per cui noi siamo di gran lunga peggio degli Stati Uniti sotto questo profilo, almeno quello della mortalità. Detto questo, Mediterraneo. Beh, credo che ormai sia un dato assodato che negli equilibri mondiali, che sono in grande movimento, in grande fermento perlomeno, noi siamo passati da una guerra fredda, una bilateralità spinta, a una, posso dire, una monocultura americana che aveva l'ambizione di fare dei propri valori, dei propri interessi, il modello per tutto il mondo. E adesso siamo entrati in una fase in cui c'è una multilateralità spinta, non multilateralismo, multilateralità, multipolarità, ecco, spinta, in cui però ci sono due grandi potenze, una in Fieri, e proprio in questi giorni abbiamo appreso che fra qualche anno, 4 o 5, la Cina pare destinata a superare l'America in termini di prodotto interno lordo, e dall'altra parte gli americani. Però, ecco, non ci dimentichiamo che nel mondo, sul pianeta, c'è una competizione, dicevo, multipolare, in cui si vedono pochi veri protagonisti, a parte i due che ho appena citato, molti attori e moltissimi figuranti, che sono quelli che più danno fastidio, ma purtroppo il loro ruolo è più di essere figuranti che non
protagonisti o attori. Però, ecco, il Mediterraneo rappresenta pur sempre un'area in cui questa competizione vede un affollamento del tutto particolare, non solo da quello che avevo detto degli USA alla Cina, ma anche due grandi competitors, cioè la Russia e la Turchia, ciascuna con sogni di recupero di una grandezza passata e magari ancora inappagata, all'Europa che vi è immersa ma cerca il baricentro altrove, magari in centro Europa, centro-est, ai paesi da cui le acque del Mediterraneo è bagnata, ma che sono percorsi in gran parte da un groviglio di tensioni, di avversità, di ambizioni sulle quali puntano i grandi e i medi burattinai che stanno distribuiti un po' dappertutto. E quest'area è attraversata da una corrente rivoluzionaria, protestataria, da quella che 10 anni fa fu chiamata la primavera araba o le primavere arabe, e di cui ne sta vivendo ancora i riflessi, che si sommano al persistente conflitto del cosiddetto processo di pace, che oggi conosce una fase potenzialmente dirompente come quella degli accordi di Abramo, dove nessun paese di questo continente bagnato, come lo ha chiamato il presidente, dove nessun paese o quasi è privo di almeno un padrino vero o un presunto tale. E c'è un paese, la Russia, che vi è entrata con peculiarità che la nostra ospite principale vorrà raccontarci e che io richiamerò, come ripeto, solo tangenzialmente. Ma ce n'è un altro grande competitor, gli USA, che è vero, si stanno disimpegnando, ma stiamo attenti, come dirò dopo, perché gli americani stanno puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità, tenendo conto delle nuove tecnologie, ma questo lo vedremo dopo. Quando parlo del grande competitor degli USA, parlo della Cina, che sta tirando le fila di una strategia ampia di espansione che è politica, che è economica, che è tecnologica, che è militare, e nel cui contesto, nel cui perimetro si colloca il disegno della cosiddetta nuova via della seta, sia quella terrestre sia quella marittima. Il Mediterraneo sta a questo disegno come, boh, io la chiamerei una grande stazione di smistamento delle sue ambizioni medio orientali, europee, africane, dove già si è collocata da un pezzo. Stazioni che, muovendo dalla sicurezza, che spesso si dimentica, che proprio sul Mar Rosso c'è una base a Gibuti, che è una base cinese, la prima, forse l'unica che ha nei dintorni, e che fa riferimento ovviamente all'Oceano Indiano, fa riferimento al Mar Rosso, fa riferimento al canale di Suez, cioè una via di comunicazione estremamente importante per un paese che tra l'altro è il più grande importatore di energia del mondo. Ora questa rete si estende al Pireo, ai due terminali che dal 2008 sono stati acquisiti dalla Cina, al partenariato di cooperazione marittima che risale al 2016, cioè a 4 anni fa, e che punta a un piano infrastrutturale di reti di trasporto, di turismo. E i paesi interessati sono parecchio rappresentativi del Mediterraneo, perché si va dall'Italia alla Grecia, alla Spagna, al Portogallo, a Cipro, a Malta e a sud, al Marocco, all'Algeria, all'Egitto, a Turchia, a Israele. Come vedete, non è poca cosa. È una strategia che, tra l'altro, ha un versante politico multilaterale, il multilateralismo cinese, che in questo momento trova un vuoto, rappresentata da un'eredità di Trump che tutti ci auguriamo Biden riesca a colmare. Multilateralismo che è basato però sul principio della non interferenza.
cosa che il mondo occidentale è andata maturando nel tempo e che oggi non accetta più, ma non solo, ma anche quello della identità propria. Se noi andassimo a leggere quello che Putin dice dell'identità russa, o Xi Jinping di quella cinese, o quella indiana, ecco, noi ci renderemmo conto che l'identità, il modello che noi abbiamo cercato di esportare, qua, con cui da un certo punto di vista cerca di asfaltare il pianeta, ha suscitato l'effetto esattamente opposto. E quindi identità che non può essere accettata come succube di quella occidentale. Ora, questa è una strategia che la avvicina alla Russia di Putin, perché anche Putin difende la non interferenza e difende la identità. Poi si tratta di due protagonisti di dimensioni molto diverse, in cui pensiamo che dico, la Russia ha un reddito pro capite che è di gran lunga inferiore a quello della nostra stessa Italietta, che ci divertiamo ogni tanto masochisticamente, no, a disprezzare. Ed è una strategia che ha anche una complementarietà ricercata, sul piano della espansione. Ricercata complementarietà con un altro attore del Mediterraneo, la Turchia, e in questo caso è materia logistica, perché la Turchia sta nutrendo il suo sogno neo-ottomano con una disinvoltura, secondo me, piuttosto rischiosa, che muove anche qua dal tema della sicurezza. L'intervento in Siria da questo viene definita, viene difesa, a quello geoeconomico delle risorse energetiche, difeso sotto il profilo geopolitico dell'influenza militare, ideologico, la bandiera della fratellanza musulmana. Il tutto ha avuto ed ha un fulcro nell'appoggio dato a Tripoli contro Bengasi Tobruk, cioè contro il generale Haftar, a sua volta appoggiato dagli Emirati Arabi, Qatar e poi Egitto, Russia, in parte la Francia. Ebbene, noi abbiamo tutte queste manovre che noi abbiamo visto intorno a Cipro, le coste, le sue coste, che sono, diciamo, giuridicamente pertinenti alla Grecia, ma che la Turchia, ritiene ingiustamente. Ebbene, questa Turchia sta svolgendo una parte rischiosa, ripeto, perché è comunque un membro della NATO. E quello della NATO per la Turchia sta diventando uno scudo importantissimo nei riguardi degli Stati Uniti, che non vogliono cedere a questa disillusione, per cui stanno combattendo, direi, contro se stessi. E voi mi potreste dire, sì, lei va avanti, parla della Cina, della Turchia, accenna alla Russia. E l'Europa? Questa è una domanda impegnativa. Perché tenete conto che qualche giorno fa, una ventina di giorni fa, si è celebrato il 25esimo anniversario della dichiarazione di Barcellona. Io stavo in Spagna in quegli anni e ricordo l'entusiasmo di quella riunione in cui le due sponde del Mediterraneo si incontravano e coltivavano segni di una rigenerazione complessiva, comprendendo anche il cosiddetto processo di pace. E da allora sono passate molte cose, è passata l'Unione per il Mediterraneo, cioè questo disegno ha subito delle evoluzioni deformanti, ma la cui risultante qual è stata? È stata che il Mediterraneo è stato subordinato al centro Europa, al baricentro europeo. È stata sacrificata da questo e d'altra parte noi stessi, l'Italia stessa, se ci pensiamo bene, e quando dico ci pensiamo bene, pensiamo al centro economico dell'Italia, che non è sicuramente il centro sud del paese. Questo centro-nord che guarda a nord, non guarda al Mediterraneo. Pochi sono quelli che sostengono ancora e vengono ascoltati in maniera credibile, che ritengono ancora che il Mediterraneo sia parte dell'Europa. È come quando si dice che
Senza la risurrezione del sud l'Italia non cresce. Di solito lo dicono quelli che difendono il sud, ma quelli che difendono il nord di solito lo accettano a denti stretti o fanno finta di accettarlo, perché sono persuasi che il nord abbia una marcia in più. È un errore strategico. Però è così. E oggi l'Europa, diciamo che ha scelto la carta, io ho ascoltato Borrell, il commissario, il ministro degli esteri europeo, anche se non abbiamo una politica estera europea degna di questo nome, e che ha giocato per 20 minuti sull'equilibrio degli interessi e dei valori. E quando qualcuno che riveste un ruolo di questo tipo parla di equilibrio tra interessi e valori, quello che ne emerge sono gli interessi a scapito dei valori. Poi è vero, l'Europa fa tanto sotto il profilo umanitario, tanto, insomma, fa abbastanza. Però è anche vero che in questo ultimo anno il coronavirus l'ha spinta sempre di più a guardarsi l'ombelico, a curarsi le ferite interne. E forse c'è voluta una von der Leyen ispirata dalla Merkel per osare e riuscire a creare un minimo di convergenza tra i paesi membri, ma per combattere il virus, non per sviluppare una politica mediterranea degna della forza economica dell'Europa. Non ci dimentichiamo la potenza economica dell'Europa, per carità. La verità, secondo la verità, c'è una componente che ci dobbiamo dire, cioè l'Europa non è pronta a sacrificare neanche uno stivale, per non dire una persona, in un uso della forza. Perché se noi guardiamo i protagonisti delle vicende mediterranee, sono tutti paesi che minacciano o hanno dimostrato di essere capaci di usare anche la forza. E la forza significa la forza militare, ovviamente. E l'Europa continua a balloccarsi sul recupero del rapporto transatlantico, sulla difesa europea, però di fatto, questa politica della difesa non funziona. E non funziona perché tutto sommato non vogliamo che funzioni. Abbiamo, intendiamoci, tanti altri strumenti, vedi la Turchia, per ricondurla a maggior ragionevolezza. Però temiamo che possa forzarci su delle torsioni, vedi il caso di importanza migratoria, e allora preferiamo cercare di, scusate, di mantenere comunque un rapporto vitale. E quindi uno schiaffetto, un ammonimento, anche un mese fa, l'ultimo vertice, doveva sanzionare la Turchia e ne è venuta fuori una cosa fatta un po' a metà. La conclusione è che l'Europa in quest'area di competizione, beh, fa la parte, come posso dire, di una comparsa utile, soprattutto utile a qualcuno, e quando dico qualcuno parlo soprattutto degli Stati Uniti, ma che non è nevralgicamente importante. Ma vi ricordate nei mesi scorsi, anni scorsi, quando l'Italia reclamava un ruolo protagonistico e qualche politico tornava a casa da Washington dicendo gli americani ci vogliono protagonisti, quando il protagonismo di un paese ce lo dichiarano gli altri, non lo dichiariamo noi. E tantomeno gli americani, non è nel loro costume affidare a un paese un ruolo che loro ritengono sia loro appannaggio, appunto, e basta. Al massimo tirano le fila di un teatrino. Stati Uniti. Giustamente il presidente parlava di questo ridotto impegno americano, inaugurato, se vogliamo, da Obama. No? Dopo il discorso, famoso discorso del Cairo, il ritiro delle truppe, eccetera. Io credo che in questo Trump
ha seguito le orme delle amministrazioni precedenti, nel senso che ha tirato le fila di una non priorità dell'America per il Mediterraneo. Ormai l'opinione pubblica americana non ritiene che valga la pena di spendere denaro, uomini e risorse per un'area che dovrebbe essere di competenza europea. E allora, Trump ha dato il colpo di maglio finale, nel senso che ha ridotto il tutto a rapporti bilaterali, cioè dove l'Europa non c'era, c'erano gli stati che componevano l'Europa. La NATO era in affanno. Anche perché i suoi membri, compresa l'Italia, sono ben lontani dalla quota di budget che era stata prevista per tutti i membri della NATO. Ma è proprio vero che gli americani sono in ritirata nel Mediterraneo? Ma io sono andata un po' a vedere la distribuzione delle presenze. Quello che è chiaro è che in questo momento sono meno impegnati, quantitativamente parlando. Però sono tornati a competere con una presenza militare fra Grecia e Cipro per contenere russi e turchi. Stanno facendo pressione sui soci più rilevanti, Italia e Israele, per ridimensionare gli investimenti cinesi nei porti e nella tecnologia. Stanno provando a creare un cuneo fra Ankara e Mosca. Continuano a controllare le grandi vie di comunicazione. Pensiamo a Gibilterra, Suez, Bab el Mandeb, sono snodi di questa unica autostrada del mare, no? Che annoda le principali direttrici dei cavi sottomarini internet, che è la grande preoccupazione americana. E svolge e continua a essere impegnata ad esercitare il primato militare in Europa, in Nord Africa, nel Mar Nero, intorno alla penisola arabica, sta proteggendo da sud l'Europa, che è la più preziosa, più antica, più storica sfera di influenza. Cerca di contenere Russia e Turchia, che però non hanno quelle capacità di controllo dei mari che forse non hanno mai avuto. E mantengono il possesso, l'accesso a basi che si estendono in tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dalla Spagna all'Italia, vorrei ricordare Sigonella e Napoli, Creta, Turchia, Tunisia, Cipro, poi le basi segrete in Marocco, in Algeria, in Libia, in Israele, e potremmo andare avanti a lungo. Temono la Russia, certo, perché intervenendo in Siria e in Libia, Mosca si è costruita una rete operativa tra Crimea e il Levante che non è indifferenza. Stanno provando a impedire che si completino le due grandi vie della seta. E con la Turchia, si tratta di scongiurare che spezzi il campo americano. Quindi diciamo che in definitiva la sua presenza militare in Grecia è accresciuta, ha sostenuto, è passato in secondo fila, ma è importante la creazione della Eastern Mediterranean Gas Forum, cioè l'intrapresa, l'asse energetico dell'estremo oriente del Mediterraneo. C'è stato un vertice qualche settimana fa. Ha chiarito le priorità con Israele, imponendole, tra virgolette, di fermare gli insediamenti in Cisgiordania. Beh, ha promosso, dico io, d'intesa con l'Arabia Saudita, l'asse ebraico-arabo, che potrebbe cambiare di molto la fisionomia di quell'area. Stanno facendo pressione anche su di noi per evitare che la Cina imponga la sua rete 5G. Sono tornati nel Maghreb.
Insomma, sicuramente con meno visibilità, ma sul piano della concretezza, e lo hanno dimostrato ad esempio in Siria per quanto riguarda la lotta al terrorismo e la difesa dei pozzi petroliferi di cui hanno ancora il controllo. Così come lo stanno dimostrando in Libia, dove non perdono occasione per colpire qua e là il terrorismo. Inutile che dica che il grande nemico in questo momento è l'Iran, però l'Iran lo vedo un po' lontano rispetto al bacino del Mediterraneo, anche se l'Iran influenza di molto. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che l'Europa oggi, con la nuova amministrazione, potrebbe riaprire un dialogo transatlantico degno di questo nome. Sempre che l'Europa faccia i compiti a casa, perché finora l'Europa non li ha fatti e io tremo al pensiero di una cancelliera Merkel che se ne va e lascia un'eredità a degli eredi che, come spesso succede, non sembrano, forse lo saranno, ma in questo momento non sembrano all'altezza del ruolo di regia di questo paese. E non è, credo, la von der Leyen che possa sostituirla sotto questo profilo. Ecco, manca la Russia, ma io per questo mi devo fermare e lascio il terreno a chi lo sa giocare davvero, e cioè alla vera ospite di questa sera. Grazie. Grazie a lei, ambasciatore, veramente per questa disamina densa, ma devo dire completa, e che ha anche il merito di evidenziare qualche cosa di poco evidente anche nell'azione degli Stati Uniti. Siamo del resto in un secolo nel quale anche le guerre diventano poco evidenti, si è coniata la definizione di guerra asimmetrica proprio per dire che non sempre. Diciamo non siamo più nello scenario del XX secolo, anche le guerre fredde erano chiare. Grazie, grazie ancora per il momento e do la parola a questo punto a Cristina Carpinelli. Allora, buonasera a tutti. Prima di delineare a larghe maglie qual è la grande strategia russa nel Mediterraneo, nell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, vorrei un attimino chiarire bene quali sono i fattori che hanno spinto Mosca a operare gradualmente una vera e propria inversione di marcia nella politica estera, ovviamente non solo nell'area mediterranea, ma su tutto lo scacchiere internazionale, funzionale anche ad un nuovo confronto con l'Occidente. Ecco, parte degli studiosi di geopolitica segnano l'inizio di questo nuovo percorso russo nel mondo, dal 2013, data importante di accordo tra USA e Russia per la distruzione delle armi chimiche in Siria. Altri ancora invece protendono più a datare questo inizio con l'annessione della Crimea alla Russia, quindi siamo nel 2014, ma questo poco conta. Quello che invece è importante, il punto di partenza quindi del mio intervento, è sottolineare che certamente nel corso degli anni 90, anni 2000, quindi terminata la Guerra Fredda, sciolto il patto di Varsavia, caduta l'Unione Sovietica, la Russia post-sovietica sostanzialmente si era allineata su una politica di non coinvolgimento, di disengagement, sia negli affari del Medio Oriente, ma anche in generale. Ovviamente questo era anche dovuto perché in quel momento la Russia, allora guidata da Boris Yeltsin, stava attraversando una difficile fase di transizione interna, che non consentiva certamente a questo paese di porsi come player attivo sullo scacchiere internazionale. Tuttavia, sicuramente il quadro internazionale, come già ha detto bene l'ambasciatore, si modifica radicalmente nel periodo post-guerra fredda. Non è più caratterizzato da un blocco bipolare, da un confronto bipolare, ma sullo scacchiere mondiale si
si presentano più attori geopolitici. Quindi entriamo appunto in una fase di multipolarismo. E questo ovviamente complica il quadro internazionale, lo complica notevolmente, lo abbiamo visto, si innescono già da quasi subito conflitti fratricidi a partire da quello dell'ex Jugoslavia, poi Iraq, Libia, Siria. Insomma, la crisi che ha investito la regione siro-irachena, unita insieme all'escalation del terrorismo internazionale e al progressivo disimpegno americano, fa sì che Mosca appunto riesca con più facilità a imporsi sullo scenario internazionale. Ovviamente nel frattempo anche all'interno del paese c'è stato un cambiamento di leadership. Nel 2000 arriva Putin al potere, che comunque rispetto alla precedente gestione yeltsiniana dà stabilità, prosperità a quel paese e soprattutto pone la Russia sullo scacchiere internazionale come un player attivo, quindi ridà prestigio internazionale a quel paese. Ovviamente un altro fattore per cui la Russia non intende uscire da quello che è il grande gioco del Mediterraneo sta anche nella Cina. La presenza della Cina, di cui dirò ben poco perché l'ambasciatore ne ha ampiamente parlato, ma sicuramente con le sue vie della seta ha in mano il controllo di porti e di rotte commerciali importanti, e questo ovviamente per la Russia è un problema, e quindi deve stare, se vuole essere un player attivo in quell'area, deve stare dentro questo grande gioco. Un altro fattore importante è sicuramente la strategia NATO di accerchiamento della Russia. Con il progressivo processo di integrazione europea di molti paesi dell'Est Europa, quindi siamo negli anni 2000, si è accompagnato, insomma, ecco, questo processo di integrazione europea anche a un allargamento della sfera di influenza della NATO. Quasi tutti i paesi dell'Est Europa sono simultaneamente entrati a far parte dell'Alleanza Atlantica. Ovviamente mi riferisco ai paesi baltici, la Polonia, l'Ungheria, la Cechia, la Slovacchia e via dicendo. Tutti i paesi che oggi fanno parte del patto atlantico. E questo cosa ha significato? Ha significato un certo espansionismo americano ai confini della Russia, con la collocazione di nuovi armamenti bellici, di nuove basi militari. E da ultimo, dai giornali l'avrete appreso, il trasferimento di truppe americane dalla Germania alla Polonia. Questo ovviamente per rafforzare il fianco orientale della NATO. Ovviamente dal punto di vista della Russia, perché qui io sto cercando di dare alla lezione un'interpretazione che deve essere vista e letta attraverso la lente della Russia. Quindi qual è la percezione della Russia di tutti questi fenomeni di cui ora vi sto raccontando a larghe maglie, vi sto appunto parlando a larghe maglie. Che cosa ha significato per la Russia questa strategia NATO di accerchiamento nei suoi confronti? Minare la capacità difensiva. Per la Russia minare la capacità difensiva non significa soltanto non essere in grado di controllare i propri confini statuali. Per la Russia avere una buona capacità difensiva significa anche avere buoni rapporti di vicinato con i paesi che confinano con lei, con questo paese. In termini geopolitici, molto banalmente, si tratta di affermare o sviluppare aree e zone di influenza. Questo significa per la Russia avere una buona capacità difensiva. D'altronde questa sindrome dell'accerchiamento la Russia ce l'ha storicamente, ancora dai tempi in cui era un impero zarista, quindi ancora prima di essere impero sovietico. E questa sindrome dell'accerchiamento se la trascina storicamente. E per lei comunque è un fattore che sicuramente l'ha spinta poi a essere presente o maggiormente presente sullo scacchiere mondiale. Personalmente io individuo l'avvio o l'inizio di questa crisi politica tra Mosca e l'Occidente a partire dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2007.
esacerbata poi dal vertice NATO di Bucarest, che si era tenuto nell'aprile 2008, dove i vari capi di Stato e di governo della NATO avevano promesso che presto anche l'Ucraina e la Georgia sarebbero diventati membri della NATO. A seguire poi il secondo conflitto russo-georgiano dell'agosto 2008. A seguire poi il fallito reset con gli USA che era stato avviato nel 2009. Bene, una crisi che poi ha conosciuto il suo culmine nel 2014 con l'acuirsi della crisi ucraina che ha spinto poi Mosca a rivendicare l'annessione della penisola crimeana e se l'è poi annessa nel 2014. Ora, l'annessione della Crimea per i russi non ha soltanto significato la riparazione di un torto storico subito, ma l'annessione della Crimea per la Russia soprattutto indica chiaramente uno scopo geopolitico, e cioè non perdere un importante avamposto sul Mar Nero rappresentato dalla flotta russa che era già presente a Sebastopoli sin dai tempi dell'Unione Sovietica, anche per assicurare il collegamento al contingente russo di stanza in Siria. Il successivo intervento della Russia in Siria, e siamo nel settembre 2015, e qui sottolineo sollecitato dal governo di Damasco. Le due nazioni sono legate da un accordo bilaterale che è stato siglato nel 1980, che prevede in caso di richiesta la possibilità di assistenza militare reciproca. Ora, questo intervento della Russia in Libia si è motivato sostanzialmente per tre ragioni. La prima è per proteggere la sua storica alleanza con la Siria. La seconda ragione è per sconfiggere il terrorismo jihadista. Non dimentichiamo che più di 2.000 foreign fighter russi sono andati a combattere in Siria accanto all'ISIS, alle forze islamiste. Dell'ISIS. E poi non dimentichiamo anche che la Russia aveva già combattuto ben due guerre in casa propria, nel Caucaso settentrionale, contro lo jihadismo di matrice wahhabita. Quindi è un tema che per la Russia è particolarmente così, di attenzione, di sensibilità. E sicuramente l'altro motivo, il terzo, è difendere la sua presenza nei mari caldi. In questo caso, in particolare difendere l'unico avamposto che in questo momento la Russia ha sulla sponda orientale, che è la base navale presso il porto di Tartus in Siria. Ora, a distanza di 5 anni, quindi dal momento in cui la Russia è entrata nel conflitto, 30 settembre 2015, possiamo dire che la Russia ha stravinto la partita strategica in Russia. L'ha stravinta, certamente facilitata dal progressivo disimpegno americano, ma la Russia ha bloccato l'obiettivo americano di far cadere il governo di Bashar al-Assad. Non solo, l'ha stravinta anche in casa, perché se noi andiamo a vedere lo scia che aveva la Russia in quel momento, in quegli anni 2014-2015, in particolare il presidente Putin era altissimo. Parliamo di un consenso che andava oltre l'80%, che è un consenso che certamente di cui oggi Putin non gode assolutamente, anzi direi che quasi un po' in caduta. Comunque questa ovviamente è un'altra vicenda. Ma che cosa ha significato vincere in Siria per la Russia? Beh, sostanzialmente ha significato uscire dal suo isolamento internazionale. Per i fatti della crisi di Ucraina, per i fatti di Crimea, ma anche il significato e il fallimento del modello occidentale centro-unipolare nel mondo. Quindi questo credo che. Ora, io sono d'accordo su quello che diceva l'ambasciatore. Attenzione, quando parliamo di disimpegno americano, non vuol dire il ritiro totale e assoluto di questa potenza mondiale in quell'area. Tratta casomai forse di un alleggerimento, quantomeno di una modifica di strategia dell'America. Sicuramente oggi l'America, dopo aver pagato anche
un costo alto in termini militari e umani di perdite in quell'area, sta rivedendo la sua strategia sul piano militare, puntando molto di più, per esempio, all'impiego di forze speciali, di supporto maggiore dell'intelligence e dei droni. E poi non dimentichiamo che questo disimpegno nasce sicuramente perché in questo momento l'America guarda l'Indo-Pacifico, guarda la Cina, guarda la Corea del Nord. E poi un altro fattore importante che si dice poco, ma per me invece è abbastanza rilevante, che è l'incremento della produzione domestica di petrolio. Cioè l'America in questi anni ha sviluppato molto il proprio petrolio interno attraverso quella che tutti voi conoscete, è la tecnica di estrazione del fracking. Quindi anche questo è un elemento che non è determinante, ma sicuramente ha in qualche modo inciso su questo disimpegno. Parliamo meglio di disinteresse dell'America nel Mediterraneo in particolare, non tanto nel Medio Oriente, ma nell'area mediterranea. E quindi noi vediamo una Russia che tutto sommato si è stabilizzata nel Mar Nero e nel Mediterraneo. Ovviamente la vicenda del Mar Nero e del Mediterraneo sono vicende connesse, non sono assolutamente disgiunte. Il Mar Nero è un punto fondamentale, strategico per la Russia, tant'è che dal 2015 ad oggi ha trasformato la penisola crimeana in una vera e propria fortezza militare. Nei porti di Sebastopoli, da dove appunto dicevo è sempre dislocata la flotta russa, si è proceduto ad un ammodernamento delle unità navali, sono state dislocate unità missilistiche da difesa all'avanguardia ed è stata tra l'altro rafforzata notevolmente la componente aerea. Quindi ripresa una certa egemonia nel Mar Nero, dovuta anche alla costruzione di importanti gasdotti. E faccio qui riferimento sicuramente al Turk Stream e al Blue Stream, che forniscono, tra l'altro il Blue Stream fornisce gas alla Turchia. Turk Stream ha due pipeline, una che va verso l'Europa e una che invece va anche questa in Turchia. Ebbene, gasdotti costruiti dalla compagnia russa Gazprom, specifico meglio, Blue Stream non solo dalla compagnia russa Gazprom, ma anche dalla compagnia italiana Eni, era una joint venture. E quindi, una volta rafforzata quindi la sua egemonia nel Mar Nero, la Russia ha puntato a rafforzare la sua presenza aeronavale nelle acque del Mediterraneo orientale, che ovviamente è un punto nevralgico per supportare le proprie operazioni militari in Siria. Mosca dal 2015 ad oggi ha implementato in Siria le sue infrastrutture difensive, sia attorno al porto di Tartus, dove c'è questa base navale russa. Non so se vi ricordate, hanno fatto vedere, hanno dato ampio spazio nel luglio del 2020 a una parata che c'era stata di navi da guerra e di caccia russi, di cacciabombardieri al porto di Tartus. Non so se ve la ricordate, questa grande parata che aveva ovviamente uno scopo propagandistico. E poi ha implementato anche le sue infrastrutture difensive presso la base aerea russa di Khmeimim. Khmeimim è una ex base aerea siriana che è situata a sud della città costiera di Latakia e che è stata concessa dai siriani ai russi all'inizio del loro intervento in Siria. Ripeto, 30 settembre 2015, senza limiti di tempo e senza condizioni economiche di sorta. Non solo, attorno ad entrambe le due basi, quella navale di Tartus e quella aerea di Khmeimim, sono stati installati i principali sistemi missilistici di difesa, faccio riferimento agli S-400, che sono sistemi missilistici all'avanguardia, perché con questo è possibile lanciare razzi multipli che sono in grado di colpire sia aerei da combattimento sia missili basilistici. Sono i famosi S-400 che la Russia ha venduto anche alla Turchia, costituendo un vero e proprio paradosso. Perché? Perché sappiamo benissimo, l'ambasciatore lo ha molto
sottolineato che la Turchia e la Russia sono partner, ma sono rivali, partner rivali. In Siria non sono dalla stessa parte, in Libia non sono dalla stessa parte, nel Nagorno-Karabakh anche lì erano su fronti opposti, ma la Russia vende questi missili all'avanguardia alla Turchia, che tra l'altro è un paese che fa parte della NATO. Quindi c'è un vero e proprio paradosso in questa, ma guardate, poi come vedremo, la logica molto spesso che prevale è più quella dell'interesse, del fare affari, del fare business, che una logica di coerenza nelle strategie. E questo non solo da parte della Russia, ma anche dalla parte della Turchia, che certamente non sta dimostrando di essere un paese. Io sono molto preoccupata, insomma, di come si sta muovendo la Turchia. Tra l'altro fa parte dell'Alleanza Atlantica, ma questione di ieri, avrete sentito, è stata proprio tra l'altro varata una legge che limita fortemente le organizzazioni internazionali interne, le ONG, per esempio, le organizzazioni non governative, che richiama un po' quello che fece la Russia nel 2013-2014 in casa propria. Comunque, ritornando a noi, tra l'altro nel 2017 la Russia e la Siria hanno, sulla questione della base navale di Tartus, hanno perfezionato un accordo che estende il controllo russo su quel territorio, dove ha ampia sovranità, per altri 49 anni. Periodo di leasing di altri 49 anni. E questo significa per la Russia ospitare in quella base fino a 11 navi da guerra, incluse anche quelle a propulsione nucleare. Infine, la Russia ha installato un proprio contingente militare aereo presso l'aeroporto di Al-Khamisli. Al-Khamisli si trova nel nord-est della Siria, è un territorio che appartiene ancora adesso, in questo momento, ai curdi, ma a seguito di un accordo che la Russia ha appunto siglato con le forze democratiche siriane, in questo momento la Russia ha posto anche in questo aeroporto di Al-Khamisli un proprio avamposto, tipo militare. Per quanto riguarda la grande strategia appunto della Russia nel Mediterraneo, le principali direttrici strategiche di Mosca quali sono? Beh, sostanzialmente abbiamo visto la Turchia, vissuta comunque come un partner e un rivale, poi Cipro, Grecia, Siria, Israele, Egitto e Libia. Questi sono i grandi paesi, i grandi partner su cui la Russia in questo momento sta puntando. Poi c'è tutta anche una partita che riguarda l'Africa, il nord dell'Africa, di cui dirò qualcosa però alla fine. Per quanto riguarda la grande strategia russa nel Mediterraneo, ecco, qui dobbiamo chiarirci bene le idee, perché mentre i conflitti in Georgia e in Ucraina, conflitto russo-georgiano e conflitto russo-ucraino, dobbiamo leggerlo come una risposta reattiva alle mire espansionistiche della NATO, la strategia russa nel Mediterraneo e nel Medio Oriente dobbiamo invece leggerla come una risposta proattiva, una risposta sofisticata e declinabile su tre livelli: militare, diplomatico ed economico. Il Cremlino ha tutto sommato adottato una strategia molto diversa rispetto a quella di Washington, molto sicuramente più disinvolta dal punto di vista ideologico. Direi un approccio pragmatico, un approccio flessibile, poi porterò anche degli esempi ovviamente. Una strategia di penetrazione che molti geopolitici e molti studiosi definiscono di tipo multivettoriale. Ovvero la Russia ha usato tutti gli strumenti che aveva a sua disposizione per penetrare nel Mediterraneo in altre aree di crisi. Parliamo per esempio dell'esportazione del gas naturale, parliamo anche del ruolo della Chiesa ortodossa russa, parliamo della diaspora, in questo caso nello specifico della diaspora russo-ebrea, e parliamo anche delle tecnologie ovviamente nucleari. Per quanto riguarda la strategia militare, qui ovviamente circoscriviamo il tema alla questione siriana, la dottrina che ha usato sicuramente la Russia è quella che i geopolitici definiscono di reasonable sufficiency,
ovvero cosa significa? Consiste nel definire le operazioni militari mirando a ottenere i massimi risultati con il minor numero di perdite, ovvero isolando, neutralizzando le truppe nemiche. E a tale scopo Mosca ha utilizzato missili a media e lunga gittata, sia via aerea sia via mare. Poche operazioni via terra, perché ovviamente quelle sono più esposte al rischio di perdite umane. Nella prima fase del conflitto in Siria, intendo dal momento in cui ovviamente la Russia è intervenuta, i bombardamenti aerei russi sono stati principalmente concentrati sugli obiettivi sensibili del nemico. Per nemico intendo tutte le forze jihadiste, intendo anche i gruppi ribelli riuniti sotto il cappello della coalizione nazionale siriana. Quindi l'obiettivo era indebolire, neutralizzare il nemico, puntando a colpire linee di rifornimento, caserme, depositi, petroliferi, punti logistici, eccetera. Questa è quello che è la strategia militare russa nella prima fase del conflitto in Siria. Nella seconda fase, invece, Mosca si è impegnata ad aiutare Assad a riprendere il controllo dei territori. Questo ovviamente l'ha fatto anche con l'aiuto delle milizie di Hezbollah, con le milizie iraniane, con i contractor russi, quelli del gruppo Wagner e con l'esercito regolare siriano. Ovviamente questa strategia militare doveva avere una durata limitata nel tempo e soprattutto doveva anche essere strettamente legata a chiari obiettivi diplomatici. La Russia non aveva alcuna intenzione di essere risucchiata nella regione del Medio Oriente o nell'area, diciamo, del Mediterraneo in un conflitto interminabile, come più o meno era poi successo agli Stati Uniti, con tra l'altro alti costi e perdite umane e militari. Questo per quanto riguarda la strategia militare che la Russia ha usato. Ovviamente poi dopo chiarirò meglio alcuni passaggi quando parlerò e porterò altri esempi. Però dove la Russia si è mossa molto meglio è stata quella che, diciamo, l'altra partita, che è quella invece che riguarda la strategia diplomatica. E in che modo la Russia si è mossa da questo punto di vista, cioè dalla diplomazia? Beh, sicuramente sono due gli obiettivi chiave che guidano la diplomazia russa nella regione. Primo, limitare l'influenza americana, che è il nemico comunque numero uno, non solo la Turchia, ma anche ovviamente gli Stati Uniti d'America. L'altro, diciamo, obiettivo chiave era quello di affermarsi, quindi come paese la Russia voleva affermarsi un po' come un broker. Quindi come una sorta di mediatore, in che modo ha cercato di giocare questo ruolo di broker? Beh, innanzitutto tenendo rapporti con tutti i principali attori presenti sullo scenario medio orientale, su tre temi sostanzialmente: la sicurezza, la risoluzione dei conflitti e gli accordi commerciali, prevalentemente nel settore energetico e militare. Ora faccio alcuni esempi perché voi possiate capire bene che tipo di, qual è la logica russa dal punto di vista proprio della strategia diplomatica. Ovviamente la guerra in Siria ha suscitato delle tensioni, ha portato dei conflitti. Io ne cito qui due perché credo che siano sufficienti, siano abbastanza significativi per capire la diplomazia russa, come si è mossa la diplomazia russa? Conflitto tra Israele e Iran da una parte e dall'altra il conflitto tra la Turchia e le milizie curde. In tutti e due i casi Putin ha usato una strategia diplomatica di tipo pragmatico, giocando appunto il ruolo di broker, di mediatore. Ad esempio, prima di avallare l'intervento aereo in Siria, vi è stata una fase intensa di comunicazione fra diplomatici russi e israeliani.
Putin ha assicurato Netanyahu che le operazioni militari nell'area siriana confinante con Israele, quindi siamo nei pressi delle alture del Golan, non avrebbero rappresentato una minaccia per Israele. Non solo, durante la visita del primo ministro israeliano Netanyahu a Mosca, siamo nel 2018, 9 maggio 2018, giorno della celebrazione della vittoria sovietica contro la Germania nazista, Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin erano giunti ad un accordo secondo cui Mosca avrebbe fatto ritirare le forze di Teheran a circa 24 chilometri dal confine nord di Israele. Inoltre, Mosca ha sempre tenuto, durante tutto il periodo del conflitto siriano, un canale aperto con Israele. E in alcuni casi anche tenuto conto delle richieste israeliane, ad esempio di limitare la vendita di armi russe agli iraniani. Dunque, cosa ha fatto Mosca? Ha cercato di instaurare un rapporto di fiducia, di distensione con Israele, senza d'altro canto precludersi alleanze con stati nemici di Israele nella regione. Poi vedremo anche perché c'è questo avvicinamento, questa fase di distensione tra la Russia e Israele. L'altro difficile rapporto e conflitto di cui vi parlavo è quello tra Turchia e curdi. Siamo sempre ovviamente in Siria. Dal punto di vista teorico, Mosca riconosce legittimità politica alle fazioni curde, che sono invece, come sapete, oggetto di repressione da parte da Ankara, tutte, senza alcun distinguo. Tutte le fazioni, siano gli YPG, siano i PKK o altre, sono comunque da parte di Ankara ritenuti tutti i curdi e i militanti curdi gruppi terroristici. Tuttavia, in questo caso, la Russia, in relazione a questo conflitto tra Turchia e curdi, ha deciso di giocare un ruolo che i geopolitici chiamano di neutralità attiva. Questo è un termine coniato da Nikita Isaev, che è il direttore di un istituto di studi economici che è molto vicino al Cremlino. Che cosa vuol dire neutralità attiva? Vuol dire neutralità rispetto agli schieramenti opposti, ma attiva e partecipe con gli strumenti ovviamente della diplomazia o anche della forza disarmata nella gestione di questo conflitto. In realtà le cose non sono andate esattamente così. Perché rispetto a questo conflitto, poi i fatti concreti hanno dimostrato che le priorità russe sono state Ankara da una parte e il regime di Bashar al-Assad dall'altra, non certamente i curdi. Ovviamente qualcuno mi ha fatto notare più spesso, ma insomma, che cosa volevano questi curdi? Si erano alleati dalla parte degli americani. Quindi erano contro il regime di Bashar al-Assad, erano per il separatismo e quindi che cosa poi potevano pretendere da Mosca? E ora io questo non so, non sono in grado di dire che cosa i curdi pretendessero, probabilmente non lo sapevano neanche loro, dipendeva da come poi andavano le vicende in Siria. Sicuramente il ritiro, il disimpegno americano ha creato un problema ai curdi. Che probabilmente adesso non so se esattamente puntavano ad avere un Kurdistan siriano. Per Kurdistan siriano io intendo la regione del Rojava, quindi tutta la regione nord-est che confina con la Turchia. Ora io non so se loro tendevano ad avere appunto un riconoscimento di questo tipo o semplicemente ad avere anche un riconoscimento della regione del Rojava come regione autonoma. Sul piano ovviamente giuridico, come lo è un po' il Kurdistan iracheno, che è una regione giuridicamente autonoma. Alla situazione attuale, a distanza di qualche anno, io penso che oggi i curdi abbiano perso proprio tutto, nel senso che non credo proprio che Bashar al-Assad abbia intenzione di dare né tantomeno un Kurdistan iracheno, non ne parliamo perché questo vuol dire, significherebbe
uno smembramento del paese, ma credo che nemmeno Bashar al-Assad sia disposto a dare ai curdi il riconoscimento della regione del Rojava come una regione autonoma. Qual è invece stata la posizione della Russia? Ecco perché qui dico di una posizione sempre della Russia pragmatica, flessibile. Allora, in Siria, tutto sommato, la Russia sulla questione curda non si è impegnata, anzi, dovendo in una qualche maniera difendere, perché poi così è stato nei fatti, le rivendicazioni di sicurezza della Turchia, ha abbandonato di fatto i curdi, no? Non solo comunque per, diciamo, appoggiare in parte, ecco, le richieste di sicurezza della Turchia, ma anche per difendere, che poi era il motivo per cui la Russia è scesa, è intervenuta in Siria, le rivendicazioni del regime di Damasco, che era quello appunto di riaffermare la sovranità nazionale e l'integrità del territorio, di tutto il territorio della Siria. Però guardate che Mosca ha sempre una posizione molto flessibile, perché questo succedeva in Siria. Nello stesso tempo, se andiamo a vedere cosa stava succedendo nel Kurdistan iracheno, siamo nel settembre 2017, nel momento in cui in Siria si stavano svolgendo le famose offensive militari turche del Scudo dell'Eufrate, appoggiate apertamente da Mosca. Ecco, nel momento in cui in Siria c'era questo quadro, nel Kurdistan iracheno, nel settembre del 2017, si sono svolte delle elezioni, anzi più precisamente un referendum voluto da Massoud Barzani, che è il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, un referendum che voleva e rivendicava il riconoscimento del Kurdistan iracheno come territorio indipendente, quindi un territorio separato dal governo centrale di Baghdad. Un esito referendario che ha avuto un altissimo consenso, perché oltre il 93% era ovvio questo, dei curdi iracheni votarono a favore della separazione. Tutta la comunità internazionale non appoggiò quell'esito referendario, né Teheran, né tantomeno Washington. Lo appoggiò solo Israele, probabilmente perché i curdi possono rappresentare una forza cuscinetto in grado di controllare gli arabi, nemici giurati ovviamente di Israele. Ma anche un'altra voce rimase fuori dal coro, la Russia. La Russia, più volte durante quella vicenda sottolineò e appoggiò le legittime aspirazioni curde. Ovviamente poi non so, voi avrete sentito più volte anche parlare, rilasciare interviste da parte del ministro degli affari esteri Sergei Lavrov, che è un grande diplomatico, quale ovviamente ha detto: ma no, lì comunque bisogna trovare una formula che sia reciprocamente accettabile di coesistenza all'interno comunque di un unico Stato iracheno. Però lì Mosca insistette molto sul fatto di tenere conto delle legittime aspirazioni curde. Quindi questo a dimostrare come nello stesso periodo Mosca aveva atteggiamenti piuttosto diversi rispetto alla Siria e rispetto invece alla questione del Kurdistan iracheno. Perché questo? Perché in quel momento, proprio in quel momento, nel Kurdistan iracheno, Mosca siglava un importantissimo accordo energetico per la costruzione di una rotta energetica, quindi l'acquisto di gas da parte di Rosneft. Rosneft è la più grande compagnia pubblica di energia, di petrolifera di Mosca. E quindi che prevedeva proprio la costruzione di una rotta energetica che partiva dal Kurdistan iracheno, arrivava poi in Turchia e poi dalla Turchia anche al mercato europeo. Quindi in quel momento l'interesse di Mosca era non, come dire, tenere rapporti comunque di distensione col Kurdistan iracheno e non solo. Era molto meglio trattare solo con il governo di Erbil, che è il governo del Kurdistan iracheno, e non avere d'intralcio anche il governo
governo centrale di Baghdad. Ora, questo era semplicemente per farvi capire che la Russia si muove sempre secondo, prima di tutto, degli interessi e dei calcoli politici. Questo però non vuol dire, e questo l'ha sottolineato molto bene Sergei Lavrov, proprio recentemente in un collegamento online con un meeting internazionale che si è tenuto con Med Dialogue e l'ISPI a Roma. Questo però non significa che Mosca guardi solo i propri interessi nazionali. Ovviamente questo è il primo dato di fatto, ma qual è quel paese che non mette in campo i propri interessi nazionali? Questo certamente non può essere definita una caratteristica russa, ma Mosca cerca comunque sempre in questa propria sua, come dire, idea di player, di broker, anche di trovare a una, di andare a una risoluzione dei conflitti, cioè di trovare anche un punto di equilibrio che porti poi comunque a una risoluzione del conflitto, che poi può, come dire, essere più o meno, come dire, interpretata positivamente o negativamente, ma nell'idea russa c'è anche questa idea, non solo di, lo fa per esempio con la Turchia è divergente su tante cose, ma poi cerca comunque in qualche modo di arrivare a una soluzione, a modo suo, con la sua testa, così lo ha fatto appunto nel Kurdistan siriano. Però il format di Astana, cioè il famoso asse trilaterale Iran, Turchia e Russia, aveva proprio questo scopo, ha questo scopo. Il format di Astana nasce a seguito e tenuto conto di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, numero 2254, una risoluzione che era stata appunto adottata per dare avvio ai colloqui di pace in Siria. Ecco, quindi quando parliamo di ruolo della Russia dal punto di vista della politica estera, non pensiamo tanto a una Russia che vuole difendere chissà quale causa identitaria o chissà quale causa religiosa. Assolutamente, la Russia prima di tutto si muove secondo quelli che sono dei calcoli politici, di convenienza e di opportunità politica. Questo deve essere assolutamente chiaro, se no è effettivamente poi difficile capire quali sono le sue mosse. Ovviamente questo poi in contrasto invece con quello che sta succedendo dentro il paese, dove con la nuova Costituzione invece c'è una forte affermazione valoriale, identitaria, ma questa è un'altra vicenda, cui possiamo parlarne se volete un'altra volta. Ma sul piano della politica estera, la Russia cerca sempre di avere questo ruolo di mediatore, di broker, che lo pone sempre una questione appunto di usare una tattica flessibile, sofisticata, ma anche molto declinabile su più livelli, a differenza, per esempio, della Turchia, che la Turchia invece si muove proprio come se fosse una mina vagante. La Turchia all'inizio del conflitto in Siria era contro il governo di Bashar al-Assad. Ha poi abbandonato questa strada, si è avvicinata alla Russia. Il sodalizio turco-russo inizia nel 2016, quando Putin fu uno dei primi a riconoscere, a dare solidarietà a Erdogan per la storia del golpe. Da lì che parte poi il loro sodalizio. E quindi la Russia, anche molto pragmaticamente, ha deciso in Siria di allinearsi agli interessi di sicurezza di Ankara. Questo lo si è visto in tutte le offensive militari turche in Siria, con Scudo delle Ofrate 1 e 2, con cui tra il 2016 e il 2017 la Turchia ha assunto il controllo di un'area abbastanza vasta che va da Al-Bab, Yarablus, sino ad Azza. E poi ancora dopo, l'anno successivo, nel 2018, gennaio e marzo, con l'operazione turca Ramoscello d'Ulivo, dove che è un cantone a maggioranza curda, parlo di Afrin, parlo del cantone di Afrin, dove tra l'altro lì c'era un contingente militare russo che si era ritirato d'accordo con la Turchia prima che
partisse questa operazione militare turca. E poi ancora l'altra grande operazione, quindi parliamo della quarta offensiva militare turca, quella sorgente di pace, parliamo dell'ottobre 2019, con la quale si è andata a definire una zona cuscinetto che più o meno va tra Tal Abyad e Ras Al Ain, una zona cuscinetto che ha voluto fortemente Erdogan, con due obiettivi. Primo, insieme, zona pattugliata tra turchi e russi, monitorare l'effettivo abbandono delle milizie curde, quindi tutta quella fascia nord-est, quindi non solo della zona cuscinetto, ma anche quella più a ovest, Afrin, eccetera, dovevano comunque essere abbandonate dai curdi. Questa era ovviamente la Turchia rivendicava la necessità di una sicurezza dei propri confini. Ma l'altro obiettivo di Erdogan è quello ancora adesso di portare in questa zona cuscinetto gli oltre 3.000 siriani che in questo momento sono in Turchia e farli proprio trasportarli fisicamente in questa zona cuscinetto con un'operazione di vera e propria ingegneria etnica. L'obiettivo è quello di mescolare siriani e curdi allo scopo di indebolire la presenza in quest'area, che è storicamente preminentemente di etnia curda, con lo scopo proprio di neutralizzare questa minoranza. È un po' quello che fece Stalin. Ai tempi, quando Stalin era commissario delle nazionalità, lui fece questa proprio politica di ingegneria etnica. La questione recente di cui tutti voi siete a conoscenza del Nagorno-Karabakh ha origine proprio da questa operazione di ingegneria etnica, quando nel 1920 Stalin decise che quel territorio prevalentemente abitato da armeni o da nagornesi doveva diventare parte integrante della Repubblica Sovietica dell'Azerbaigian. Ecco, questo un po' per dare l'idea di, non so se il parallelismo tiene, ma sicuramente c'è una logica che li accomuna. Ma quello che è importante a seguito di tutte queste offensive turche per, ripeto, monitorare l'effettivo abbandono delle milizie curde in questi territori, congiuntamente, ripeto, sempre con pattugliamenti congiunti tra turchi e russi, è quello che è seguito dopo. E cioè faccio riferimento a un negoziato che è stato sottoscritto il 22 ottobre 2019 tra la Russia e la Turchia Sochi. Un trattato questo molto importante. Perché? Perché cosa significava questo trattato, accordo, chiamatelo come volete, c'è chi dice trattato, che ci dice accordo, ma poco conta. Bene, vuol dire questo, che se all'inizio la Turchia, puntando su un esercito forte, perché non dimentichiamo che la Turchia è il secondo esercito più potente della NATO dopo quello americano, si era posta, come ho già detto, contro il regime di Bashar al-Assad, pensando probabilmente di costruire un protettorato militare sine die nel Kurdistan siriano, o addirittura, una volta poi che gli americani si erano ritirati, di annettersi quel territorio. Qual era sostanzialmente la ragione della Turchia? E beh, difendere il suo paese dalle infiltrazioni dentro il paese delle milizie terroristiche curde siriane, in particolare delle forze del PKK curdo siriano. Ma quello che è importante di questo accordo, che tra l'altro ha poi dato come risultato un memorandum di 10 punti, è stato questo. L'accordo diceva che nessun smembramento e spezzettamento del paese,
quindi pieno rispetto dell'integrità territoriale della Siria. Se voi andate a sentire tutte le interviste che Bashar al-Assad rilascia alla BBC, a Russia Today, eccetera, lui parla sempre di invasione turca. Quindi questo tanto per darvi l'idea di qual è la posizione del regime di Damasco rispetto all'intervento militare dei turchi in Siria. Ma quello che è importante è ciò che ha detto Putin e che cosa ha voluto affermare Putin con quel referendum. Mosca si faceva garante della Pax Siriana, il cui controllo doveva essere affidato ai russi e alle forze governative di Bashar al-Assad. E ovviamente lungo il confine con la Turchia, pattuglie congiunte russi e turchi. Il primo punto di quel memorando ribadiva ovviamente l'impegno per la sicurezza della Turchia, ma guardate bene, si ribadiva anche che le azioni di Ankara dovevano essere circoscritte solo a questioni di sicurezza dei confini. Putin, in quell'incontro durato 8 ore, prima appunto che fosse elaborato questo memorando, aveva anche ribadito le sue linee rosse. La Siria doveva essere liberata dalla presenza di militari stranieri, intendendosi per questo nel tempo anche delle milizie straniere turche. Perché? Perché doveva essere ripristinata l'integrità territoriale siriana. Quindi aveva posto due freni. Da una parte aveva posto un freno alle velleità turche sulla regione nord siriana, ma allo stesso tempo anche poneva condizioni molto dure ai curdi. Le zone che erano o sono sotto il loro controllo dovevano essere prima o poi riassorbite a tutti gli effetti dal governo centrale di Damasco. E questo è un colpo duro, anche perché noi non dobbiamo comunque dimenticare l'impegno dei curdi nei confronti della lotta contro l'ISIS, perché sono stati i curdi che in una guerra poi di terra, casa per casa, muro per muro, hanno liberato Kobane e Raqqa. Noi questo non dobbiamo dimenticarlo, perché questo è stato per noi importantissimo. Eppure, purtroppo, anche su questo c'è stato, sì, disinteresse ovviamente, ho detto disimpegno della Russia perché aveva in mente altre strategie, ma non è che anche l'Unione Europea e altri paesi sono molto, come dire, spesi sulla questione curda. Anche se io ripeto, il loro ruolo è stato determinante, determinante. Raqqa era la capitale siriana del califfato, tanto per intenderci. Ora, in direzione di quanto io sto affermando, va anche l'accordo che fu raggiunto il 13 ottobre 2019 tra curdi e regime di Bashar al-Assad, ovviamente a seguito dell'offensiva militare turca sorgente di pace. Siamo sempre più o meno nello stesso periodo. Secondo questo accordo, l'esercito siriano si doveva dispiegare in tutti i territori curdi che erano fino ad allora controllati dalle forze democratiche siriane lungo il confine con la Turchia. Ma cosa soprattutto significa questo accordo del 13 ottobre 2019? Questo accordo sancisce la fine della separazione politica de facto dell'est siriano dal resto del paese, che oggi per lo più è tornato sotto il controllo del regime di Damasco. C'è qualche hotspot ancora in mano al califfato, ma poca roba. Quindi cosa vuol dire? Che se mentre a est il controllo delle forze democratiche siriane sui territori strappati all'ISIS era stato pressoché totale fino all'offensiva militare turca sorgente di pace, a ovest era stato il forum trilaterale di Astana, quindi Russia, Turchia e Iran, che avevano deciso dal punto di vista militare e politico come agire per liberare il paese. Ebbene, diciamo che con questo accordo, queste due parti del paese, Siria orientale e Siria occidentale, divengono in una qualche maniera territori prevalentemente sotto il controllo del regime di Damasco. Oggi quasi tutta oramai la Siria è sotto il controllo di
di Damasco, ripeto, tranne qualche appunto zona appunto di crisi. C'è ancora qualche problema, ma qui sorvolo perché se no la faccio troppo lunga, sul governatorato di Idlib, sulla questione o ghetto, come lo chiamano, nonostante, come sapete, la tregua del cessate il fuoco del 5 marzo 2020, ci sono ancora gruppi ribelli, soprattutto legati alle forze di Al Qaeda, che stanno ostacolando la creazione di una anche lì safe zone, soprattutto per salvare, perché molti siriani si sono poi rifugiati lì a Idlib, cioè sono molti profughi, molti, e soprattutto si voleva costruire questa zona cuscinetto lungo la tratta della M4, una parte ovviamente che tra l'altro congiunge la Siria orientale, tanto per intenderci la Turchia, con la Siria invece occidentale, scusate, la Siria occidentale, la Turchia con la Siria orientale, Aleppo. Però su questa cosa sorvolo perché effettivamente se non andiamo troppo alla lunga. Ecco, quello che è importante però rilevare è che la diplomazia Russia si è mossa anche su altri piani, prima parlava militare, diplomatico, economico. Ora io prima accennavo per quanto riguarda il sodalizio Russia e Turchia alla costruzione di questi due gasdotti, Turk Stream e Blue Stream, e ovviamente poi la Turchia dà accesso alle flotte russe nel Mediterraneo attraverso il Bosforo e lo Stretto dei Dardanelli, quindi queste due potenze si spalleggiano. Cioè, è un do des, detto proprio. Ecco, però quello che è importante è che questo sodalizio si sta rafforzando e non di poco, non tanto per appunto la vendita, come ho detto prima, dei missili S-400, ma anche perché la Turchia ha proprio recentemente dato in mano alla Russia la costruzione di una prima centrale nucleare turca. Faccio riferimento alla centrale nucleare di Akuyu, che si trova nella regione di Mersin, sulla sponda meridionale della Turchia, che è stata appaltata al colosso dell'energia atomica russa Rosatom. Questa centrale nucleare è molto importante per la Turchia, perché sarà in grado di fornire il 10% del fabbisogno totale di elettricità per la Turchia, in modo quindi da equilibrare il portafoglio energetico turco, che in questo momento dipende in gran parte dal petrolio, dal gas e dal carbone. Cosa ci guadagna la Russia? La Russia ci guadagna che questo accordo prevede che la Russia controlli il 51% delle quote di questa centrale nucleare. Quindi ecco, quando si parla di geopolitica del Mediterraneo dobbiamo sempre tenere conto anche di questa componente che non è da poco, che è quella dell'energia. Quindi parlare di geopolitica nel Mediterraneo si deve anche ovviamente in qualche modo poi arrivare a parlare di geopolitica del gas o dell'energia. L'altro nodo, e qui sarò più breve, è quello della Libia. Ora, tutti noi sappiamo che la Russia si è schierata dalla parte del generale Khalifa Haftar, quindi dalla parte della Cirenaica. Però su questa vicenda del nodo libico la Russia ha avuto un profilo molto più contenuto. Prima di tutto non c'era un Bashar al-Assad a difendere, in Libia c'era banalmente il caos. Comunque la Russia, come altre potenze, ne ha approfittato anche di queste aree di crisi per entrare dentro pesantemente nel gioco e di trarre ovviamente dei vantaggi. Come si è comportata la Russia? Diceva, ha preso appunto le parti della Cirenaica, ha stretto un accordo militare con le autorità della Cirenaica. Esattamente nel 2017 fu firmato un accordo di cooperazione militare sulla portaerei l'Admiral Kuznetsov, che in quel momento si trovava a largo delle coste del porto di Tobruk, vicino al porto di Tobruk. E quindi è chiara la posizione netta della Russia su quel fronte. Però guardate che Putin non ha mai negato
dato il riconoscimento del governo di accordo nazionale di al-Sarraj. Quindi ha sempre cercato di mantenere una posizione così, un po' ondivaga. Poi dopo, quando c'è stato l'intervento, ovviamente turco, che ha in qualche modo modificato le sorti di quel paese, quel momento al-Sarraj stava perdendo, se non intervenivano i turchi avrebbe sicuramente perso. Putin come cosa ha deciso di fare? Certo, questo non vuol dire che lui ha abbandonato la Cirenaica o i suoi interessi in Cirenaica, però ha deciso, una volta vista la mossa perdente, perché Putin non stima Khalif Haftar, lo ritiene un generale perdente, ha deciso di trattare in qualche modo con Erdogan e con l'altra parte, quindi con il governo d'accordo nazionale libico. Perché non lo stima? Perché Khalif Haftar ha fatto una mossa terribile. Più che un'offensiva militare, possiamo definirla quella come un'avventura militare. Doveva essere una guerra lampe durata più oltre un anno. E poi, come spesso afferma anche Karim Mezwar, che fa parte dell'Atlantic Council, non pensiamo chissà quale esercito nazionale libico fosse quella roba lì. Si trattava di qualche centinaio di camionette e molti di quei giovani soldati erano anche soldati di 16-17 anni, minori. Quindi è stata veramente un azzardo, una follia militare quella del generale Khalif Haftar. E su questo Putin, che è un uomo comunque intelligente, aveva capito che aveva veramente sbagliato tutto. Aveva sbagliato tutto perché poi in quel momento si stavano tenendo trattative importanti a livello intralibico e in quel momento, tra l'altro, al-Sarraj non godeva di un buon consenso in Tripolitania, perché comunque in Tripolitania al-Sarraj non è ritenuto un grande presidente, anzi è ritenuto un presidente piuttosto inetto, incapace, se non addirittura corrotto. Quindi la mossa di Khalif Haftar è stata veramente una mossa completamente sbagliata sul piano strategico e sul piano tattico. Questo Putin l'ha capito e quindi lo ha abbandonato. Questo non vuol dire abbandonare la parte della Cirenaica. Ha deciso che però, se voleva in qualche modo rimanere dentro quel gioco libico, doveva trattare con Erdogan e trattare con il governo di al-Sarraj, anche perché in Tripolitania Putin, la Russia, ha importanti affari e accordi di tipo energetico. Già dai tempi di Gheddafi la Russia ha firmato accordi sostanziali con la National Oil Corporation libica e aveva messo in campo ben tre suoi colossi energetici del gas e del petrolio: Gazprom, Rosneft e Tafneft. E quindi doveva anche tenere conto di questi accordi. Perché guardate, sulla Libia, sì, Putin ha degli interessi militari, probabilmente punta ad avere un avamposto anche a Tobruk, come ce l'ha appunto invece anche in Siria, ma soprattutto in Libia Putin vuole fare affari, non ha interessi diretti come li ha la Turchia, ha più interessi di altra natura. Questo ovviamente lo si può anche, come dire, si può anche immaginare. C'è una diversità ovviamente di interesse. La Turchia non ha, come dire, quella grande capacità e quella grande potenza dal punto di vista strategico-energetico che ha la Russia. Non ha il gas, la Turchia non ha gas, quindi deve ovviamente affidarsi ad altre fonti esterne. Ma la Russia soprattutto è interessata alla ricostruzione del paese. Quando mai inizierà questo processo di ricostruzione del paese? Soprattutto dal punto di vista ovviamente militare, come dicevo, ma anche infrastrutturale. Proprio recentemente è stato firmato un accordo per la costruzione dell'alta velocità Bengasi-Sirte, un contratto che costa una roba come 2 miliardi di dollari. E poi sono anche ripresi dei contratti passati, che erano già stati firmati in passato, per la costruzione di ferrovie e autostrade. Ovviamente poi c'è la questione, dicevo, ripeto, il nodo energetico che rimane, quindi contratti da portare avanti con Gazprom, Tatneft e Rosneft, le armi, la vendita delle armi, che nonostante l'embargo ONU sulle armi
prosegue clandestinamente la vendita delle armi della Russia da parte dei russi alla Cirenaica, ma soprattutto anche nel settore alimentare. Siccome la Libia è un paese in guerra, ovviamente il cibo scarseggia e quindi la Russia proprio recentemente ha firmato un accordo di ben 700 milioni di dollari per esportare grano e foraggio. Scusate. Ora, per quanto riguarda gli accordi di cui tutti voi sapete di cessate il fuoco, faccio riferimento a quello di Ginevra del 23 ottobre, la Russia questo l'ha appoggiato. L'ha appoggiato, ritiene che sia un importante accordo, soprattutto sul primo punto, Lavrov ha insistito molto, quello di liberare gli impianti petroliferi che erano stati da Kalifatar chiusi a settembre, questo ovviamente per ridare fiato all'economia interna del paese, così come riaprire le principali strade, i voli interni alla Libia. E poi vabbè, altri punti che dell'accordo su cui sostanzialmente la Russia è d'accordo. Ovviamente io ci tengo a sottolineare che l'accordo ginevrino non è un fatto episodico, ma bensì è il risultato di una dinamica politica di convergenza. E qui faccio sicuramente riferimento alla conferenza di Berlino del gennaio del 2020, dove la Germania, voi sapete, su questo tema, sul delicato nodo libico, è particolarmente impegnata. Quindi questo accordo, ripeto, di cessate il fuoco, no di pace, di cessate il fuoco, è sostanzialmente importante, è un passo importante, perché è stato sottoscritto dai due contendenti e anche con la supervisione o la mediazione di Stephanie Williams, che è la rappresentante delle Nazioni Unite per la questione libica. Però vedete, anche in questo caso la Russia è sempre molto previdente. E quindi prima dell'appuntamento di Tunisi, che si doveva tenere nel novembre del 2020, ha chiesto a Stephanie Williams di andare a Mosca per chiarire una serie di cose, in particolare due punti. E che cosa si sono detti a Mosca sostanzialmente Stephanie Williams e Sergei Lavrov? Beh, Stephanie Williams ha ottenuto da Lavrov l'appoggio per emendare gli accordi di Skhira. Beh, fondamentale. Gli accordi di Skhira sono quelli con cui è stato creato il governo di accordo nazionale sotto l'egida dell'ONU. E ovviamente se si deve andare a una ridefinizione degli assetti istituzionali e della governance in Libia, e bisogna ovviamente emendare quell'accordo. Nello stesso tempo però Mosca è stata rassicurata da Stephanie Williams che nel corso di tutto il processo negoziale per ripristinare un nuovo assetto istituzionale, una nuova governance, bene, non ci dovevano essere ingerenze esterne, intendendosi, non ci dovevano essere ingerenze americane, turche e tantomeno interne. Il riferimento all'interferenza interna era quella alla fratellanza musulmana che voi sapete benissimo il Cremlino non gradisce affatto. Non solo, poi ci sono, sapete, stati altri incontri del forum di dialogo libico politico, non solo il 24 novembre, quindi parliamo di fatti molto recenti, Aghila Saleh, che è il presidente della Camera dei rappresentanti che si trova a Tobruk, è andato a Mosca. E lì hanno già firmato degli accordi di massima per la ricostruzione della Libia. Accordi ovviamente quasi tutti di carattere commerciale economico. Questo tanto per farvi capire un po' la logica. Voi avrete letto che purtroppo il processo di in corso negoziale che prevede tra l'altro l'elezione di è stata fissata una data per le elezioni in Libia che si dovrebbero tenere il 24 dicembre 2021. È stato deciso di andare alla formazione di un consiglio presidenziale che prevede due vicepresidenti e un presidente. È stato deciso di andare anche a un organo esecutivo, quindi a un governo unificato con un unico premier, ed è stato anche deciso di unificare le due camere delle rappresentanze, di cui una è a Tobruk,
e un'altra è a Tripoli, dove c'è anche il governo di accordo nazionale guidato da al-Sarraj. Ovviamente Sergei Lavrov non è sempre in questo intervento che ha fatto per il Medailo, non è molto soddisfatto di come stanno andando le cose. Lui ritiene che gli americani, ovviamente questa è la visione sua, gli americani stanno un po' troppo imponendo la loro agenda senza tenere conto delle rivendicazioni dell'Unione Africana. Direi che invece i fatti che sono più preoccupanti dal mio punto di vista è quello che sta succedendo in questo momento in Libia. Se voi avete visto, letto sui giornali, proprio in questi giorni Khalifa Haftar ha occupato tutte le caserme e i luoghi rilevanti di Ubari. Ubari è una cittadina che si trova nella regione del Fezzan, la regione quindi meridionale della Libia, che è una piccola cittadina appunto nel sud-ovest della Libia, ma che è molto importante dal punto di vista strategico, perché insieme ad altre due cittadine, Sebha e Murzouk, controlla tutti i pozzi e i campi petroliferi del Fezzan. E voi sapete che Haftar già controlla i pozzi e i terminali petroliferi dell'est libico. Allora uno si è chiesto, ma perché Khalifa Haftar, proprio in questo momento in cui è in corso questo delicato processo negoziale, eccetera, si muove in questo senso? Beh, diciamo che gli studiosi più o meno propendono per due ipotesi. Una potrebbe essere che questo generale, piuttosto assertivo, e a mio parere anche questa volta in maniera ingiustificata, perché effettivamente questo mette seriamente in discussione tutto il processo negoziale, delicato, difficile, perché guardate, quel paese è veramente il caos. Ci sono milizie, come dire, ma anche tra di loro, perché le milizie di Misurata non sono sempre tutte allineate tra di loro. Lo furono ovviamente quando ci fu la questione di frenare l'offensiva del generale Khalifa Haftar, ma ci sono delle divergenze interne alle milizie di Misurata, così come ci sono nelle milizie di Khalifa Haftar, il quale ovviamente si fa portavoce di un futuro stato laico, quindi in contrapposizione a quello che vorrebbe invece imporre al-Sarraj con la Fratellanza Musulmana, ma guarda caso dentro le milizie che sostengono Khalifa Haftar ci sono anche i salafiti. E non è che sono, come dire, sono anche questi degli integralisti. Quindi, insomma, è un paese effettivamente estremamente complicato. Comunque, qualcuno sostiene che questa ultima mossa di Khalifa Haftar di occupare Ubari, ma non solo, perché è andato anche oltre, quindi ha occupato anche Sharara, dove c'è un importante giacimento petrolifero, il suo obiettivo è quello poi di pesare di più al tavolo negoziale, quindi prendersi più spazi possibili per essere poi, per avere quindi poi un potere contrattuale maggiore in sede negoziale. L'altra ipotesi avanzata è quella che la vede in linea con il lavoro di separazione della Libia che i russi stanno facendo lungo la direttrice Sirte al Giufra, distretto di al Giufra, cioè separare la Libia in due parti, quindi i russi si prenderanno poi una parte e i turchi si prenderanno l'altra parte. E tra l'altro dal Giufra c'è un importante avamposto militare e missilistico russo in questo momento. Ora io adesso esattamente non so quale sarà le due ipotesi che prenderanno maggiore peso. Spero ovviamente invece che le trattative, i negoziati in corso portati avanti dalle Nazioni Unite e da ben 75 rappresentanze libiche, perché non ci sono soltanto i due contendenti, i due eserciti, ma ci sono anche rappresentanze della società civile, ci sono rappresentanze delle donne, insomma, sono messi in campo anche, come dire, minoranze o voci che provengono anche da altri settori. Quindi io mi auguro che questo processo vada avanti perché ritengo che sia l'unica effettivamente soluzione che possa portare quel paese alla pacificazione. Ecco. Ecco, invece ora due parole e poi mi taccio.
faccio perché sono stata piuttosto lunga sulla questione invece dei rapporti della Russia con alcuni paesi e vado molto veloce. Per quanto riguarda Israele, dicevo che la Russia ha in questo periodo un rapporto, diciamo, di distensione, non certo di amicizia, perché ovviamente storicamente il supporto russo è sempre stato al panarabismo nassariano, alla famiglia Assad, agli Hezbollah, ai guerriglieri palestinesi, ad Hamas, questo deve essere chiaro. Però diciamo che per motivi forse anche, come dire, di interesse e di convenienza politica, la Russia si sta avvicinando all'Israele. A mio parere anche per un altro motivo sostanziale. Beh, innanzitutto per fare affari economici. Nel 2020 gli interessi e gli scambi commerciali tra i due paesi sono incrementati, nel 2020, del 15%, nonostante il Covid. E poi perché la Russia non può non tenere conto che in Israele c'è una delle più grandi comunità russo-ebree. Gran parte dell'elite politica israeliana è russofona. La terza lingua parlata in Israele, dopo quella appunto israeliana e quella araba, è la lingua russa. E ovviamente questo pesa poi anche nelle dinamiche e nei rapporti tra un paese e un altro. Ovviamente la Russia ha così buoni rapporti con Netanyahu che sta addirittura valutando l'opportunità politica che deriva proprio da questa diaspora russo-ebrea. E faccio riferimento alla questione del cosiddetto cortile di Alessandro. Il cortile di Alessandro è un lembo di terra che si trova nei pressi della Basilica di San Sepolcro a Gerusalemme, sul quale il Patriarcato di Mosca vorrebbe pieno possesso, ma questo già dai tempi di Alessandro III, precursore di Nicola II. E pare che Netanyahu sia anche disponibile a cedere questo lembo di terra alla Russia. Quindi diciamo che in questo momento i rapporti sono buoni. Tra l'altro Lavrov ha apprezzato l'apertura del dialogo di Israele rispetto ad alcuni paesi arabi, in particolare con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. Io specifico meglio che questa apertura non è così perché Netanyahu e Israele sono soltanto, come dire, bravi o comunque, ma anche questa alleanza io la interpreto, la leggo anche un po' in chiave anti-iraniana. Quindi va benissimo, è molto apprezzabile questa apertura di Israele verso questi paesi, ma non teniamo, teniamo sempre conto che dietro c'è la questione Iran, che non è da sottovalutare, anche perché ovviamente Netanyahu in questo momento è avvantaggiato in un certo senso da questa situazione geopolitica regionale che si è venuta a creare e che invece in qualche maniera mette un po' in difficoltà invece la questione palestinese, che invece una volta vedeva tutti i paesi arabi alleati nella loro opposizione a Israele. Comunque, a parte queste considerazioni, certamente l'Iran è un paese che si sta affermando. Si sta affermando non soltanto per la sua, come dire, vicenda e alleanza in Siria, dove ovviamente ci sono mire, come dire, anche le espansionistiche, egemoniche, in qualche modo imperiale. Non dimentichiamo che l'Iran è uno dei paesi più giovani. Circa il 75% della sua popolazione è sotto i 35 anni. Non solo, se la prima generazione puntava a un Iran rivoluzionario, la seconda generazione puntò poi a un Iran religioso, quest'ultima generazione, questa dei giovani ultimi, punta invece a un Iran preislamico, punta invece alla ricostruzione di un grande impero persiano. Nei testi che circolano tra i giovani, il grande mito di questi tempi è Ciro il Grande. Quindi c'è anche lì un cambiamento di prospettiva con una certamente vocazione imperiale. Per quanto riguarda i rapporti Iran-Russia, non dimentichiamo che l'Iran all'inizio aveva concesso addirittura alla Russia la base di Hamadan per collocare lì
cacciabombardieri russi. Non dimentichiamo, e questo è importantissimo, che l'Iran ha firmato recentemente, siglato un accordo con l'Unione Economica Eurasiatica. E questo per lei ha significato incrementare nel 2020 le sue esportazioni verso i paesi aderenti dell'Unione Economica Eurasiatica del 30%. E non solo, è proprio di questi giorni in vista un prossimo accordo di libero scambio con i paesi aderenti all'Unione Economica Eurasiatica. Infine, per quanto riguarda l'Iran, non dimentichiamo che la Russia ha ripreso i rapporti per la costruzione di reattori nucleari presso la base nucleare iraniana di Bushehr. Faccio riferimento al progetto nucleare Bushehr 2. Quindi, come vedete, l'Iran, ecco, questo suo, come dire, apertura anche verso l'Unione Economica Eurasiatica è stata molto, molto, come dire, desiderata, voluta da Putin, anche per in qualche modo aiutare l'Iran a uscire da quella che è una situazione economica difficile per le sanzioni internazionali. Per quanto riguarda l'Egitto, quello che invece pongo alla vostra attenzione è un accordo che è stato recentemente firmato in questi giorni, parliamo del 15 dicembre 2020, un accordo importantissimo tra Egitto e Russia, che segna il passaggio da una cooperazione ordinaria invece a un vero e proprio partenariato strategico di tipo globale. Un partenariato che dovrebbe durare circa 10 anni e che vede impegnati i due paesi non solo nel settore della difesa, della sicurezza e degli esteri, ma anche in altri settori, commercio, economia, tecnologia, scienza, cultura, eccetera. Quando la Russia si è incastrata in Egitto? Quando è entrata prepotentemente in questo rapporto con l'Egitto? Beh, sicuramente c'è stata una convergenza di fattori. In particolare nel 2014 al-Sisi è andato al potere, ha assunto la presidenza del Cairo, proprio mentre gli Stati Uniti, in linea con una politica di graduale disimpegno della regione MENA, congelavano i propri aiuti economici a quel paese. E quindi ecco che la Russia si è proprio in questo momento inserita vicenda egiziana firmando vantaggiosi accordi militari. In questo momento in quel paese, in Egitto, si stanno effettuando esercitazioni militari congiunte. In questo momento è ripresa la copertura delle tratte dell'aviazione civile in seguito a una stipula su un accordo che riguarda la sicurezza aerea. In questo momento sono ripresi i protocolli di avanzamento dei lavori per la costruzione di ben 4 reattori nell'impianto nucleare di El Dabaa, che si trova a ovest di Alessandria, ovviamente costruiti da Rosatom, che appunto è l'azienda pubblica russa del settore energetico nucleare. Per quanto riguarda invece Cipro, ecco, qui sarò molto breve, direi che Cipro costituisce un po' un fattore di modulazione dei rapporti di forza tra Mosca ed Ankara. Ovviamente sulla questione, diciamo, della disputa energetica la Russia è poco coinvolta, non lo è come la Turchia, Turchia, Cipro e Turchia, Grecia. Su questa vicenda di questa disputa energetica la Russia non è strettamente coinvolta. Sulla questione invece di Cipro la Russia è strettamente legata, non soltanto dal punto di vista storico, culturale, ma anche perché Cipro è il punto di approdo dei capitali degli oligarchi russi. Qui parliamo, quando parliamo di Cipro, parliamo di finanza. Praticamente la ricchezza di Cipro si basa sui depositi bancari e sugli investimenti stranieri, in particolare di quelli russi. Non so se lo sapete, c'è una piccola cittadina, Limassos, o Limassos, o Limisso, dipende da come uno poi vuole pronunciare, in italiano la chiamiamo Limisso, che è una cittadina che si trova nella costa nord di Cipro, che è un'enclave russa. Ci sono solo russi. E non solo, fino a poco tempo fa Cipro vendeva per ben 2 milioni e mezzo di dollari ai russi la cittadinanza. E vendere la cittadinanza significava poi lasciar passare anche all'Unione Europea. Adesso questa cosa evidentemente è stata bloccata. Ma perché Cipro è importante anche per la Russia, oltre per tutta questa vicenda della finanza, eccetera? Ma anche perché con un accordo del 2015 la Russia adesso ha accesso
accesso, le navi militari russe hanno accesso ai porti di Cipro. Questo ovviamente è importante per poi arrivare anche e compiere le proprie operazioni in altre parti del Mediterraneo. Voi sapete che poi c'è stata una polemica molto forte con gli americani, i quali hanno detto a Cipro: bene, vi togliamo l'embargo sulle armi, è un come un divieto che mi pare viga già dal 1987. Se voi chiudete Cipro, chiudete i porti alle navi militari russe, noi americani togliamo l'embargo sulle armi. Ovviamente Cipro ha risposto picche, ha detto no, noi manteniamo invece il nostro rapporto. È successo qualcosa? No. Mi sentite? Mi sentite? Sì, Cristina. Sì, sentiamo. Questo bizzotto ha condiviso per errore lo schermo. Ah, va bene. Vado velocemente alla fine. Su questa vicenda appunto del Cipro, ma anche della Grecia, ciò che è importante è quello che diceva invece l'ambasciatore. Questo a dire che non è vero che c'è proprio, come nella, diciamo, letteratura più o meno si insiste molto, un disimpegno totale dell'America. Non è proprio vero. C'è forse stato un alleggerimento, ma perché ovviamente non è che l'area del Mediterraneo è il punto di crisi che in questo momento è il più importante nella vicenda geopolitica mondiale. C'è la questione dell'Indo-Pacifico, della Corea del Nord, ci sono anche altri punti e aree di crisi. Ma la questione di cui accennava l'ambasciatore dell'East MacDad è una questione importante, perché su questa cosa l'America è riuscita a portare allo stesso tavolo i governi di Israele, Cipro e Grecia. Ovviamente l'obiettivo era creare un asse trilaterale per sfruttamento in chiave economica del gas naturale in alternativa alle direttrici continentali provenienti dalla Russia. E quindi questo è il senso dell'East Med Act, che è stato firmato da presidente Donald Trump nel dicembre 2019. Per quanto riguarda la Grecia, anche qui la disputa energetica è irrilevante, comunque fa da sfondo. Su questo Lavrov aveva fatto una proposta, adesso non so se questa cosa sia fattibile, però io ve la dico perché lui l'ha proposta, che è quella di riprendere, parlo sulla questione della disputa energetica, di riprendere la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, quella che era stata siglata nel 1982, che poi ha avuto efficacia a partire dal 1994, con la quale si definivano i meccanismi di identificazione delle zone economiche esclusive e delle piattaforme continentali. Ora, quanto questo sia praticabile non lo so, perché Erdogan è un attore geopolitico piuttosto duro, difficile. Anzi, Putin all'inizio pensava di riuscire a manovrare molto meglio Erdogan, cosa che invece non si è rivelato così facile, eccetera. Comunque, sulla questione della Russia e della Grecia c'era stato un incontro su questa vicenda appunto delle zone economiche esclusive delle piattaforme continentali, un incontro a Berlino, che si era tenuto a luglio 2020. Credo un incontro che forse non è molto piaciuto alla Grecia, tant'è che subito a seguire a quell'incontro c'è stata una telefonata a Putin da parte della Grecia, che ha giocato la carta della diplomazia del corteggiamento. Quindi ha promesso grandi rapporti, sviluppi commerciali, addirittura ha posto l'enfasi sul prossimo arrivo del bicentenario dell'indipendenza della Grecia dall'impero ottomano, evento che fu possibile proprio grazie all'intervento russo. Però su questo la Russia ha qualche problemino, ce l'ha con la Grecia. Sicuramente non ha digerito il fatto che la Grecia abbia appoggiato il patriarcato di Costantinopoli per quanto riguarda lo scisma ortodosso. Voi sapete che il patriarcato di Costantinopoli ha concesso l'autocefalia alla Chiesa ortodossa ucraina nel 2018 e la Grecia ha appoggiato questo scisma ortodosso, e la Russia non l'ha ben accettato, così come non ha molto ben visto sempre la Russia l'accordo di
Brespes del 2018, l'accordo tra la Grecia e la Macedonia e la Repubblica della Macedonia del Nord, che tra l'altro entro il 2025 dovrebbe entrare a far parte della NATO e dell'Unione Europea. Comunque, quello che preoccupa di più a Mosca per quanto riguarda il nodo Grecia è Alessandropoli, la questione del porto di Alessandropoli. Come sapete, il governo di Atene ha intenzione di privatizzare il porto di Alessandropoli e gli Stati Uniti d'America intendono parteciparvi come i più grandi acquirenti. Anche perché? Perché Alessandropoli è un centro energetico importante. Là si potrebbero per esempio installare delle unità galleggianti che servono per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas liquefatto naturale. È un centro che potrebbe diventare uno snodo importante del commercio del gas ed è anche nelle intenzioni americane pensare alla costruzione di una centrale elettrica, la General Electric. Quindi su questa cosa Mosca ha delle serie preoccupazioni. Questo a dire appunto che l'America non è proprio sparita dallo scenario del Medio Orientale, del Mediterraneo. Ovviamente qui chiudo, dico solo una cosa, la Russia si sta muovendo anche in Africa, grandi interessi in Africa, li ha avuti anche ai tempi dell'Unione Sovietica, ma li vuole riprendere nella Repubblica Centrafricana, in Mozambico, cioè in diverse parti, in particolare, dico, e qui poi mi taccio, non so se ne avete avuti notizia, ma proprio nel novembre di questo anno si insedierà una flotta russa nel Sudan, in particolare dalle parti di Port Sudan, che è un punto importante perché poco più a sud siamo quindi nei pressi dello stretto di Aden e lì ci sono proprio le principali rotte commerciali sull'asse che guarda Europa, Asia e Nord America. Tra l'altro questa è la prima base navale ufficiale di Mosca in territorio africano dalla fine dell'Unione Sovietica. Ovviamente questo non vuol dire che la Russia non abbia altri avamposti infrastrutture, cioè li abbiamo visti in Libia, nella Repubblica Centrafricana, ma questo insediamento è molto importante proprio perché è uno snodo, direi, forte, proprio su questa rotta commerciale che prende in considerazione questi tre grandi paesi, insomma, Europa, Asia e Nord America. Ecco, ora io mi fermo, scusate se sono stata un po' veloce nella mia analisi, spero di aver dato un quadro, come dire, abbastanza, come dire, generale e come dire, completo. Se poi mi volete fare qualche domanda su quello che ha detto anche Sergei Lavrov, ovviamente qui per esempio vediamo sulla questione siriana due posizioni molto distanti. Sergei Lavrov insiste molto sul fatto, ad esempio, che è l'unico paese, la Siria, che è entrato legalmente in quel paese, quindi non, come dire, sulla base della legge internazionale, è l'unico paese che ha liberato, insieme ovviamente all'Iran, alla Turchia, cioè a tutti i paesi alleati, all'Iran eccetera, ha liberato quel paese dalla morsa dell'Islam radicale. E d'altra parte invece sull'America ha posto delle critiche pesanti. Sergei Lavrov ha detto che l'America è entrata illegalmente in quel paese, ha detto che si è battuta soprattutto per una politica di smembramento di quel paese, per abbattere appunto il regime di Bashar al-Assad, e non solo. Ha detto che quando la Russia è intervenuta nel settembre 2015, nell'agosto 2015, quindi un mese prima, il califfato islamico era già arrivato alle porte di Damasco, aveva già, come dire, assediato la parte occidentale della città e gli americani, dice sempre Sergei Lavrov, non avevano fatto nulla. Secondo lui questa era una strategia che gli americani già avevano adottato in altre parti. Sì? Non mi si sente? Sì, no, si stanno accavallando alcune domande, qui dovrei chiederti se... Vabbè, basta, mi fermo. Posso fermarmi? No, nel senso che sicuramente toccherai dopo gli stessi argomenti.
visto che poi avevi anche dunque c'era subito una domanda dell'ambasciatore Sanguini che voleva rivolgerti un'osservazione, credo, per cui gli darei immediatamente la parola. Sì, grazie, sarò abbastanza breve. Intanto volevo fare i complimenti alla professoressa, alla sua analisi così dettagliata e precisa, ma la prima domanda che vorrei fare è questa. Io sono rimasto sorpreso, devo dire, quando lei ha detto che la Russia ha stravinto in Siria. Mi pare però da quello che lei ha raccontato che avrà stravinto nel senso che ha evitato la caduta di Bashar al-Assad, però adesso non riesce a cavare il ragno dal buco, nel senso che la Siria è un condominio. Io ho letto l'altro giorno un rapporto sulla presenza iraniana in Siria, c'è da far accapponare la pelle, più la Turchia, più gli americani all'est. Cioè, mi pare che Bashar al-Assad, che sì, sta recuperando il controllo, ma in mezzo a malumori giganteschi. Quindi mi pare che non ha portato a casa il risultato finale, vale a dire quello di consegnare a Bashar al-Assad una Siria effettivamente sovrana, territorialmente garantita, ma non solo, non solo. Non ci dimentichiamo una cosa che mi pare abbastanza importante, che il condominio è formato da alleati che contendono il potere di influenza sulla Siria. La seconda riguarda invece la Libia, perché mi pare di capire che la Russia, la posizione ufficiale, è che non hanno appoggiato Sarraj perché il suo governo, e questo è vero purtroppo, non ha avuto la fiducia del Parlamento, quel Parlamento che si è ritirato, no, a Tobruk. E da lì deriva il fatto che loro sì, hanno appoggiato questo guerrafondaio che sta facendo quello che ha fatto l'anno scorso, cioè nel momento in cui si stava organizzando un dialogo infralibico è partito nella conquista, no, di Tripoli. Io credo che tra la vicenda dei pescatori e quest'ultima, Haftar cerca solo di ritagliarsi un posto al prossimo negoziato. E poi un piccolo commento invece proprio sulla Russia. Cioè la Russia ha la quota di bilancio della difesa più alto al mondo e ha un reddito pro capite più alto, è tra i più alti, è 3 volte tanto quello italiano per fare un esempio. Ed è però ha un reddito pro capite che è un terzo. Cioè che significa? Che è un paese in cui la preoccupazione geopolitico-militare pesa molto di più che non il benessere dei cittadini. Mi chiedo se è una garanzia a media-lunga scadenza. Grazie ambasciatore. Prego Cristina, se vuoi replicare immediatamente, dopo abbiamo altre due domande. Allora, sull'ultima domanda, credo che i fatti stanno più o meno, come dire, dando ragione a quello che dice l'ambasciatore. Putin sta, perdendo molto consenso all'interno del paese, proprio sulla questione economica, nel senso che gli standard di vita della popolazione sono, piuttosto bassi. E molto poi dipende, sia gli stipendi, sia le pensioni, molto dipende da questo tesoretto che i russi hanno creato, soprattutto ricavato dai proventi del gas e dell'energia, che ovviamente però nel tempo non sono infiniti. Un altro quindi problema, russo e interno è quello di non essere stati capaci i russi di diversificare la loro economia, hanno poco puntato sugli investimenti interni, invece hanno tutto puntato sul arricchirsi attraverso i proventi degli idrocarburi. E questo ovviamente a distanza oramai è un problema, è un nodo che si era posto già negli anni 90 e che non è stato ancora effettivamente risolto e che ci sono poi state comunque delle congiunture anche positive, perché gli anni 2007-2008 sono stati anni positivi da questo punto di vista, ma sicuramente oggi questi standard rimangono piuttosto bassi, a fronte tra l'altro di un ceto medio interno russo che sta molto crescendo e quindi rivendica anche non solo diritti economici sacrosanti, ma anche diritti politici.
diritti civili, diritti di libertà. E questo ovviamente si sta allargando a macchia d'olio. Se prima le opposizioni al regime di Putin erano più o meno circoscritte alle grandi capitali, ora queste opposizioni si stanno sempre più allargando a macchia d'olio da altre parti. Quindi il regime effettivamente è in una posizione di crisi. Del resto la partita geopolitica che Putin ha giocato anche per, come dire, in qualche modo neutralizzare o comunque tenere bassa la tensione interna, no? Cioè, questa è una tattica che usano mica solo la Russia, insomma, quando c'è una situazione di crisi interna si cerca di affermare, come dire, la propria capacità di potenza sullo scacchiere medio, in questo caso del Mediterraneo, medio orientale o mondiale. Io ripeto, nel 2014, quando c'è stata l'annessione della Crimea alla Russia, la quota di consenso di Putin era altissima, così anche per la Siria. Ora lei dice la partita geopolitica in Siria è ancora aperta. Sì, è vero, questo io sono d'accordo lì. Però io credo che al di là del fatto che, per esempio, le forze iraniane sono molto presenti militarmente in Siria. Non a caso proprio in questi giorni avrete saputo che Israele ha lanciato dei missili, certo, proprio nella zona della provincia di Hama, a Masyaf, dove ci sono distanza proprio le forze militari iraniane. Quindi è vero che è ancora una partita, come dire, non del tutto chiusa, ma sicuramente possiamo però dire comunque che il regime di Bashar al-Assad non è stato, come dire, abbattuto. Poi adesso vediamo come vanno le vicende, ma certamente le vicende non sono state come quella in Libia o in Iraq. Lì la presenza, comunque l'intervento russo, ha bloccato in una qualche maniera l'obiettivo primario americano di far cadere immediatamente il governo di Bashar al-Assad. Che poi questo governo sia debole, che dovrà fare i conti, ma non solo con gli iraniani, ma anche con i russi, perché ovviamente nessuno dà niente per niente. Io prima parlavo, la Turchia vuole forse costruire un protettorato militare sine die nel Kurdistan siriano. Sicuramente la mira della Russia è quella di costruire sì lì un protettorato militare sine die, ma non solo del Kurdistan siriano. Quindi è vero che ci sono delle tensioni interne. Poi lì bisognerà molto vedere come questi rapporti, queste dinamiche tra paesi confliggenti, perché è vero, interessi dell'Iran, della Russia e della Turchia sono interessi spesso confliggenti. Bisognerà vedere come questa partita, che tipo di sviluppi avrà. Però io non credo che ritorneremo sicuramente al punto di crisi quando il regime di Damasco nel 2014 aveva completamente perso il controllo del paese. E spero e mi auguro che sicuramente l'ISIS, il califfato islamico, sia definitivamente sconfitto, al di là poi di nuove conflittualità che possono esercitare. Io spero che almeno questa partita del califfato islamico sia definitivamente chiusa. E su questo devo dire che il ruolo della Russia, non solo della Russia, ma ripeto anche dei curdi, è stato sicuramente un, come dire, determinante, ed è una partita che possiamo dire è una partita che è stata vincente, almeno da questo punto di vista. Non dimentichiamo che il califfato era in Iraq e ha già preso quasi tutta la parte orientale della Siria. E lì i russi, gli iraniani, i curdi sono stati determinanti. Quindi su questo dobbiamo sicuramente dire che dare un segno positivo a questo intervento. Poi dopo che la Russia, la Turchia abbiano interessi, vabbè, questo lo sappiamo, insomma. Ma non è che gli americani siano invece esenti da queste logiche, no? Voglio dire, la geopolitica è questa. Solo che non aveva stravinto. Del resto, scusi, ambasciatore, ma io ho una grande potenza come l'America.
quale io ritengo, può giocare un ruolo sempre così difensivo. Adesso ovviamente con Biden la situazione cambierà, anzi mi auguro che cambi, ma voglio dire, può un'America essere contro tutti, contro la Russia, contro la Cina, contro l'Unione Europea? Questa è una politica difensiva, non è una strategia attiva. Non va bene, però una... questo sono l'unica cosa che sa fare è dare sanzioni in giro per i paesi, sanziona di qui, sanziona di là. Io le mi pare chiedo però qual è la politica europea, perché noi continuiamo a parlare degli americani come salvatori della patria e non facciamo nulla. Ma non voglio far polemiche adesso. No, ma lei ha ragione, ma anche sulla politica, sull'Unione Europea, l'Italia sta con al-Sarraj e la Francia sta con il Califa Haftar. Come L'Italia può essere? Sta perlomeno sta con la legalità, diciamo questo. Noi dobbiamo chiarirci l'idea anche all'interno dell'Unione Europea, perché non solo siamo deboli, ma siamo anche disuniti. Certo. Qual è il ruolo della Francia in quest'area? Lei forse lo sa meglio di me. E cosa sta facendo? Dare la cosa d'onore ad Al-Sisi. Ecco, bravo. Ecco. Ma non voglio monopolizzare. No, ma grazie. Ma io sono d'accordo con lei, perché comunque io credo che i principi europei non siano negoziabili. Noi siamo, come dire, l'Europa è veramente, da questo punto di vista, i principi, le fondamenta della nostra Unione Europea non sono negoziabili. Però questo non implica che noi comunque non possiamo andare avanti in questa maniera. È un'Europa debole. Non... E poi c'è un altro fattore. Sono assolutamente d'accordo. Purtroppo devo salutarla che devo andare via. Grazie ambasciatore. Grazie, grazie per la disponibilità e a presto. A presto. Volevo dire anche l'altra cosa, che noi stiamo dal Al-Sarraj, poi dopo questo ci ha chiesto aiuto per intervenire, noi non siamo intervenuti perché la nostra Costituzione ripudia la guerra, eccetera. Ma teniamo conto che noi non siamo anche intervenuti, neanche l'Unione Europea, perché poi lui l'ha chiesto non solo a noi, non solo agli italiani, eccetera. Ma anche perché noi non siamo più abituati a pagare un tributo di sangue. Certo, no, questo non siamo più abituati, noi per decenni, grazie a Dio, non siamo più abituati, perché dopo due grandi guerre nel Novecento ci siamo, per fortuna, abituati a uno stile di vita sereno, tranquillo, di prosperità. Però quando bisogna decidere di diventare una potenza forte, un pool, quindi in questo caso l'Unione, noi dobbiamo pensare anche a un esercito, dobbiamo pensare anche a un esercito europeo. Se no, voglio dire, piace o non piace, ma questo aspetto noi lo dobbiamo anche tenere conto. Ne parlavamo anche l'altra volta esattamente in questi termini. Cristina, se hai tempo, andremo con tre domande velocissime a questo punto per una tua poi replica finale. Partendo da Andrea Rinaldo. Sì, dottoressa Carpinelli. Io devo dire che in questa fase pandemica, oltre a essere stato colpito, diciamo, dagli eventi negativi a cui tutti noi siamo soggetti e che conosciamo, mi ha in qualche modo colpito anche, tra virgolette, lo sdoganamento di un certo linguaggio che attiene dal mondo militare alla guerra, applicato appunto nel contesto specifico. Pertanto ci è venuto abbastanza, come dire, facile e anche in maniera un po' disinvolta definire alcune ore del giorno in alcune zone del nostro paese come ore di coprifuoco, una lotta, una guerra contro il virus, no? Quasi ci fossero degli eserciti contrapposti. Evidentemente, diciamo, è una narrazione questa, forse anche una narrazione di tipo iperbolico. Non ci sono le condizioni per applicare, diciamo, questo tipo di linguaggio a questo contesto specifico. Invece però noi oggi, anzi lei, i nostri interlocutori di questa giornata, abbiamo parlato spesso di conflitti, di guerre, di conflittualità tra popoli e nazioni.
proprio in un momento in cui sembrerebbe che l'opinione pubblica non sia esattamente informata né tantomeno sensibilizzata sul tema guerra in questa fase. La guerra è al virus, non è certo la guerra negli scenari, negli scacchieri mondiali, dove si combatte, come abbiamo sentito anche dalle vostre parole, quella, e vengo alla mia domanda, quella che Papa Francesco ha definito, e anche più di una volta, la terza guerra mondiale a pezzi, a capitoli. Insomma, a me quell'asserzione di Papa Francesco, vuoi per l'alto magistero che egli rappresenta, quindi anche, diciamo, la capacità di soppesare le parole, no? Quando c'è da quello scranno un'uscita pubblica, a me mi ha colpito, devo dire la verità, mi ha colpito profondamente. Mi pare sia ci sia stato un certo dibattito nel momento in cui il Papa venuto dalla fine del mondo ha espresso questa sua valutazione, poi come tante cose è caduto anche questa affermazione nell'oblio. Allora la mia domanda è, ma secondo lei siamo effettivamente di fronte a quella che il Vescovo di Roma ha definito una terza guerra mondiale a pezzi, a capitoli? E se questo è il contesto, diciamo, e tenendo in considerazione il fatto che secondo me una guerra senza spargimento di sangue nel secolo scorso, una guerra molto importante ed è stata già in qualche modo dispiegata e vinta, mi riferisco alla guerra che ha definito qual è il paradigma economico, socio-economico mondiale di riferimento all'attualità, che è un paradigma capitalista, no? Che si è in qualche modo consolidato con la caduta del muro di Berlino e la conseguente anche caduta della vecchia Unione Sovietica nel 1991. Dicevo questo, e parafrasando la nota asserzione di von Clausewitz, ma allora non siamo di fronte anche, diciamo così, a una modalità di guerra, cioè che non è nient'altro che il capitalismo, diciamo, con altre appunto modalità. Non è più, diciamo, la guerra, la modalità per esprimere una diversa politica o una politica con diversi mezzi, ma è il capitalismo che si dispiega con la guerra perché è una modalità intrinseca a questo sistema. È chiaro. Io le chiedo questo, quindi, se condivide l'asserzione di Papa Francesco, se ha vinto il capitalismo in questa prospettiva e quali sono i player vincenti in questa guerra mondiale a pezzi? L'Unione Sovietica, la Russia, anzi, la Cina, gli Stati Uniti, grazie. Grazie. Marco Gorno. Salve professoressa, io volevo farle 2-3 domande velocissime. Mi ha molto colpito quando ha parlato dei rapporti Russia-Israele, le comunità ebraiche russe. E a questo proposito le volevo chiedere una cosa, ma è possibile che, diciamo, negli anni a venire, no, sul dossier iraniano, magari l'ha già detto, ma me lo sono perso perché ho avuto qualche problema di connessione. È possibile che in un certo senso Israele si avvicini di più alla Russia sul dossier iraniano che non sugli Stati Uniti, se gli Stati Uniti, Washington, dimostrano di non avere, diciamo, per così dire, una mano decisa sulla questione iraniana? Prima cosa. Seconda cosa, le volevo chiedere, l'intervento russo in Siria può essere definito anche un intervento per garantire l'integrità della Russia? Lei ha citato gli jihadisti, per combattere i jihadisti. Può essere stato anche un intervento giustificato per evitare che i ceceni tornassero in patria e rischiassero di provocare una nuova guerra in Cecenia o comunque una destabilizzazione delle zone musulmane? E ultima cosa, diciamo più storica, generale, vedendo quello che sta succedendo in nel Medio Oriente e nel Mediterraneo orientale, stiamo tornando a una sorta di, come posso dire, concerto europeo nel Mediterraneo di stampo ottocentesco, per esempio la ultrasecolare rivalità tra impero russo e impero ottomano che adesso, diciamo, si incarna nella Russia, nella Turchia,
oppure anche vedendo la tensione tra Grecia e Turchia, che ricorda molto la tensione e la guerra che poi c'è stata nel XIX secolo, tra il 1821 e il 1830. Insomma, stiamo un po' tornando a quel periodo, no? Vedendo anche come Ankara cerchi di conquistare ex territori di sua appartenenza, come la Libia e zone della Siria e dell'Iraq. Ecco, grazie, volevo chiederle questo. Ilia Bova. Buonasera, un saluto a Cristina Carpinelli, che siamo stati colleghi, sebbene con lavori diversi, alla provincia di Milano. Ciao. Mi ricollego a Marco Corno, cambio un pochettino la mia domanda. Considerando ovviamente nel Mediterraneo orientale, oltre che in Libia, gli interessi che anche il nostro paese ha, considerando sia la posizione del nostro paese, vado subito al sodo, al nostro paese che, come devo dire, vuole avere una posizione dialogante sia magari con la Turchia, sia anche con la Grecia, cioè cerca di svolgere sempre una funzione di ponte, diciamo così. Questa, diciamo, una posizione soft nei confronti della Turchia, di questo espansionismo turco che c'è da un po' di anni da parte di Erdogan. Anche la Germania vuole delle soluzioni che sono soft. Io vedo anche che per quanto riguarda il ruolo che gioca la Turchia, oltre al suo espansionismo, c'è anche molta spregiudicatezza, perché tiene un po' il piede in due o in tre staffe, nel senso che da un lato dentro la NATO si fa un po', come devo dire, tenta di essere uno degli agenti che può risolvere i problemi per gli Stati Uniti, dall'altro nei confronti, come devo dire, essere ponte per risolvere i conflitti che ci possono essere tra gli Stati Uniti e la Russia, ma anche nei confronti dell'Unione Europea. Ma la domanda, che forse è un po' troppo semplicistica, ma la Russia potrebbe giocare un ruolo in qualche maniera di limitazione nei confronti dell'espansionismo turco? Grazie Elia, prego Cristina, vai direttamente. Spero di non di ricordarmi tutte le domande, ma per quanto riguarda la prima sono d'accordo sulla storia, su questa narrazione, che poi narrazione non è, che effettivamente siamo in presenza di una terza guerra mondiale con caratteristiche assolutamente come dire, diverse da come noi abbiamo sempre immaginato i conflitti mondiali. Si muove sicuramente su piani diversi. Innanzitutto è molto più esteso il conflitto, coinvolge molti più attori, è un conflitto che tiene conto anche di molte più variabili. Faccio un esempio: la finanza, guardate la questione dei pasdaran iraniani, la questione, oppure tutta la vicenda anche della guerra degli hacker, eccetera. Quindi sicuramente è una terza guerra mondiale che si sta manifestando secondo quello che credo Papa Francesco ha ben definito una terza guerra mondiale a pezzi. E questo dipende comunque sicuramente da questo scenario mondiale che si esprime proprio secondo, come dire, secondo questo, come dire, meccanismo che fondamentalmente è multipolare, quindi coinvolge tanti attori che hanno diversi interessi, poi comunque alla fine gli interessi sono sostanzialmente di tipo materiale. Questa è sicura una guerra mondiale per accaparrarsi le risorse. Del resto la Turchia, lo si vede, la sua guerra nel Mediterraneo è proprio motivata dal fatto di doversi, come dire, rinforzare sul piano delle risorse energetiche che non ha. Quando dicevo la geopolitica energia, certo è anche questo, è anche, come dire, sfruttamento delle risorse materiali, eccetera.
Poi ovviamente, come diceva anche, adesso non ricordo, forse il giovane Marco Corno, c'è sì una vaga idea, ma adesso poi questo non so se possiamo ancora dirlo, insomma, ancora un po' prematuro, c'è questa idea di affermazione dei vecchi imperi, anzi adesso nuovi imperi. La Turchia sicuramente ha un'idea, come dire, una visione di neo-espansionismo ottomano, lo si vede benissimo anche nei Balcani. L'Albania era un paese dove l'Italia aveva un ruolo molto importante, adesso l'Albania è molto islamizzata. Se andate a Sarajevo vedete le donne col burka, ma quando mai si vedevano le donne a Sarajevo con il burka? Quindi c'è un processo di islamizzazione in corso, che è dentro questa logica di neo-espansionismo ottomano portato avanti da Erdogan, il quale ovviamente del fattore religioso gliene frega poco e assai, ma lo usa come ovviamente strumento per, come dire, perché si vuole porre anche come forza egemone sul mondo islamico. Questo è anche il progetto di Erdogan. Quindi certo sono scenari molto complessi, eccetera, dove sono in campo. Qualcuno mi chiedeva chi ha vinto questa guerra che è in corso a pezzi. Beh, qui io non credo che abbia vinto proprio nessuno. O comunque direi che una vittoria di tipo, la leggerei più trasversalmente. Qualcuno parlava di capitalismo, adesso non ricordo chi. Leggerei questa guerra globale, e quindi anche la globalizzazione, come la vittoria del capitale sul lavoro sicuramente, dove chi ha vinto? Beh, ha vinto la finanza, la grande finanza, la grande, come dire, le grandi multinazionali. Il tema delle diseguaglianze economiche e sociali è un tema trasversale, non è un tema che tocca solo il nostro paese. E questo tema delle diseguaglianze sicuramente è stato innescato da questa nuova, come dire, dimensione globale, dove in campo c'è soprattutto appunto la rincorsa all'accaparrarsi delle risorse, perché non dimentichiamo, prima o poi queste risorse finiranno. Non è che sono risorse infinite. E quindi è chiaro che ogni paese tenta di giocare la propria carta. Cioè io non credo che nessun paese si muova, come dire, così, perché è ispirato da chissà quale ideale. Almeno dal punto di vista della geopolitica non ho mai visto queste dinamiche. E quindi c'è questa battaglia. Ovviamente è una battaglia che si gioca anche su altre grandi questioni, su cui l'Europa, devo dire, è particolarmente sensibile, che è quella del clima, dell'inquinamento. E questa è un'altra grande battaglia del futuro. E anche qui, anche il Covid ha dimostrato come queste diseguaglianze economiche e sociali sono sempre più profonde. E quindi direi che in questa epoca, se diamo una lettura di tipo, come dire, economico, possiamo sicuramente dire che ha vinto il capitale sul lavoro. Questa è sicuramente una lettura che io do. Poi è chiaro che non ci vorrebbe un economista, ci vorrebbero anche altri profili per fare un'analisi un pochino più approfondita, che io non sono in grado di fare, non sono una economista, però ecco, posso dare questo tipo di lettura. Sulla questione invece di Israele, beh, certamente io non so quanto la Russia tiri a sé Israele. Ripeto, la Russia si muove sempre su una posizione di mediatore dei conflitti, quindi non tira né da una parte né dall'altra, cioè sta con Israele, perché guardate, nelle migrazioni di questo anno, del 2019, anzi scusate, dalla Russia e dall'Ucraina sono state del 72,3%, proprio a causa del Covid, tra l'altro. Anche a causa del Covid. Quindi questo è un aspetto su cui non si può non tenere conto. La Russia ne deve tenere conto. Quasi tutti i ministri che ci sono stati ultimamente in Israele vengono dalla Russia. Sono russofoni. Voglio dire, questa cosa la Russia non può non tenerne conto. Questo però non vuol dire che la Russia allora in qualche modo cerca con questa alleanza di neutralizzare l'Iran. Con l'Iran fa altre alleanze, fa altri accordi. Quando parlavo prima dell'avvicinamento dell'Iran all'Unione Economica Eurasiatica, l'ha fatto anche
proprio per aiutare l'Iran in una situazione di difficoltà dovuta alle sanzioni di molti anni, tipo internazionale. Quindi Scusi, volevo chiederle una cosa. Era Israele che si avvicina alla Russia per contenere l'Iran in funzione antiraniana? Potrebbe essere. Questa lettura potrebbe essere, per esempio, pensando a quello che è successo nel Nagorno-Karabakh. No, non so se tu lo sai, là c'è stata un intervento non solo turco ma anche dei droni sofisticati israeliani in Azerbaigian. La Russia non ha detto nulla su questa cosa ed è stato fatto proprio in funzione antiraniana, quindi in questo senso, quindi potrebbe anche essere la sua una lettura, come dire, fattibile, anche se è un po' presto dirla. Invece sull'altra questione della Turchia, io credo che la Turchia effettivamente sia pericolosa, è una mina vagante, è davvero una mina vagante, perché anche se la Russia fa i suoi interessi, fa i suoi calcoli politici, può anche immaginare davvero una visione, come dire, imperiale, non lo so, però possiamo anche mettere in conto questo. Sicuramente ha una linea strategica di medio e lungo termine chiara, mentre Erdogan è veramente una mina vagante. Cioè, prima sta contro Bashar al-Assad, poi va dall'altra parte. Erdogan, fino a qualche anno fa, difendeva il generale Khalifa Haftar. Quindi è veramente una persona assolutamente inaffidabile. Assolutamente non ha una linea strategica di medio-lungo periodo. Si muove così. Ovviamente alla Russia in qualche modo serve la Turchia, perché si spalleggiano e perché uno è l'agente provocatore dell'altro. No? Quindi in qualche modo si spalleggiano e uno è funzionale all'altro. Però effettivamente oggi il pericolo numero uno per noi non è la Russia, ma è la Turchia, su cui noi dobbiamo decidere che cosa fare, perché questo è un paese, sì, fa parte dell'Alleanza Atlantica, ma non ha più nulla a che vedere, almeno con questo regime, con i principi e i valori che hanno ispirato anche gli anni, nei decenni, la NATO. È un paese, Erdogan è un autocrate, è un regime che assolutamente è lontano. E guardate che la questione della Turchia sull'Europa è debole, prima perché è ricattata per la questione dei migranti. Lo era sulla questione della rotta balcanica. Adesso, se la Turchia, speriamo di no, dovesse prendere in mano anche il controllo della Tripolitania, abbiamo anche l'altro fronte di ricatto, soprattutto uno italiano, da parte dei turchi. E poi io parlavo con questa giornalista molto brava, Marta Ottaviani, che si occupa di Turchia, e lei mi ha detto: guardate, chiedo di entrare nell'Unione Europea, non gliene frega proprio niente. Questo sia chiaro, questo non è più un obiettivo, un interesse della Turchia, che oramai è tesa appunto a questo espansionismo. Quindi non vuole più essere un membro, un piccolo paese membro dell'Unione Europea, ma vuole effettivamente espandersi e imporre un espansionismo neo-ottomano che si pone come controparte proprio dell'Unione Europea. Se ho dimenticato qualcosa, ditemelo, perché non... erano tante le domande, posso aver dimenticato qualcosa, ma non mi pare. No, mi pare di aver risposto a tutto. Va bene. Se non ci sono altre cose, mi pare che tu abbia risposto a tutto. Del resto, la tua relazione è stata veramente corposa e devo dire al merito di poi aver chiarito come una strategia di un singolo paese può esplicarsi in diversi ambiti e andando a colpire i diversi attori uno per uno. In questo senso sembra veramente come la descrizione, una strategia molto oculata, ben più di quello che può sembrare, diciamo, un occhio poco esperto. Del resto hai toccato anche quello che io considero l'elemento più critico in assoluto della strategia russa, cioè quel piccolo puntino insignificante sulla carta geografica, c'è Cipro, che è membro dell'Unione Europea.
Allora, tutto quello che la Russia fa con chiunque ha una valenza, quando la Russia interviene sulle questioni di Cipro, sta intervenendo direttamente su un membro dell'Unione Europea. Per qualcosa di simile, diciamo, si è verificata la guerra in Ucraina. Per un rischio di intromissione occidentale ai suoi confini, vediamo direttamente dentro l'Unione e queste cose succedono. Quindi, mi pare che diciamo, la tua relazione sia stata, abbia il merito comunque di toccare poi i vari aspetti che compongono, possono comporre una strategia di diplomatica anche, che poi, insomma, gli aiuti nella costruzione di centrali nucleari per l'energia civile, insomma, la maggior parte delle cose, tranne le basi militari, sono cose tutto sommato normali, che attengono ai normali rapporti diplomatici di un paese. E la bravura sta nel, siccome anche l'ambasciatore ne parlava l'altra volta, la paura della Cina sta nel fare questa serie di accordi, diciamo, poco appariscenti. Ecco, la Russia forse è un po' più appariscente, però in realtà mi sembra che si comporti in maniera simile, però con un obiettivo almeno geografico un po' più ridotto, cioè tutta l'area del Mediterraneo orientale praticamente è toccata, perché non so, parliamo di Egitto, Israele, Siria e Cipro, considerato che la Turchia è un suo, diciamo, un suo partner, praticamente la Russia è presente in maniera fortissima in tutto il Mediterraneo orientale. E quindi questo forse ci introduce a qualche altro passaggio di questa strategia che ancora non vediamo, però sicuramente mi pare che sia molto interessata in quel particolare settore del Mediterraneo, e forse c'è qualcosa che ancora non abbiamo visto. Però ecco, ti lascio la conclusione. Ecco, io ho poco da concludere. Devo dire che io oggi ho cercato di dare, come dire, una visione attraverso la lente della Russia, quindi al di là poi di quelle che possono essere le nostre posizioni, eccetera. Però è giusto, insomma, che si faccia anche chiarezza e si capisca bene quali sono le dinamiche e come la Russia si muove. È vero, la Cina è il paese emergente, è vero che, come diceva l'ambasciatore, a breve sarà forse la prima potenza mondiale in termini di PIL, ma non sottovalutiamo neanche la Russia, perché la Russia ha qualche problema strutturale interno da risolvere, ma è lo Stato più grande del mondo ed è lo Stato che ha le maggiori risorse materie prime, e non parliamo solo di gas, di petrolio, eccetera, ma parliamo anche di diamanti o di altre risorse, cosa che la Cina non ha. Perché la Cina soprattutto sta facendo una politica ovviamente di espansionismo, puntando appunto a queste nuove vie della seta, ma la Cina punta molto forte sulla manifattura, ma la Cina non ha risorse. La Russia è veramente il più grande paese da questo punto di vista delle risorse. Deve ovviamente rimirare quelle che sono le sue politiche interne, soprattutto diversificare la sua economia. Non può pensare di mantenere, di fare un'economia, di sviluppo soltanto basandosi sull'esportazione del gas oppure anche dell'indotto. Però le potenzialità che ha la Russia non sono le potenzialità che ha la Cina. Ovviamente in questo momento, in questa situazione di contingenza politica, eccetera, la Cina si sta muovendo molto bene, non solo in Africa, ci sono addirittura zone dove la Cina sta colonizzando aree, dove addirittura sta imponendo la propria moneta e la propria lingua. Ma perché? Perché è alla ricerca e al consolidamento di quello che non ha nel suo paese. Due sono le forze della Cina: la manifatturiera e il fatto che che è un paese demograficamente per il momento molto forte. E anche questo conta, poi conta, anche la demografia conta poi sulla forza e la potenza di uno Stato. Ma questo,
Però la Russia, vista in una logica, come dire, di prospettive e di potenzialità, sicuramente può essere un contenitore, come dire, potrà essere un player politico e geopolitico forte. Vedremo, ovviamente, io questo non lo posso dire. Un'ultima cosa che ho dimenticato di uno che mi aveva chiesto, beh certo la questione dell'Islam, quindi del sconfiggere il califfato islamico in Siria è stato importante per la Russia, prima di tutto perché, ripeto, là sono corsi 2000 foreign fighter russi a fianco dell'ISMA, anche perché è vero che adesso molti di questi stanno rientrando. È una bomba che ha la Russia interna, ma veramente una grande bomba è quella del Caucaso, che non è solo la questione del Dagestan, della Cecenia, ma è anche la questione del conflitto russo-georgiano, che è un conflitto congelato, perché ancora la questione non è stata sciolta, ed è adesso la questione anche del Nagorno-Karabakh, che anche lì, ripeto, non è stato un accordo di pace, quello è stato un accordo di tregua, di cessate il fuoco, ma guardate che ancora è un conflitto che non è stato pienamente risolto. Avete visto poi le ripercussioni, le ricadute che questo cessate il fuoco ha avuto in Armenia, dove i mal di pancia sono molto forti ancora dentro quel paese. Dunque è da pensare che, insomma, questo protagonismo, questo attivismo russo a tutela dei propri confini tramite accordi e interventi diretti nei paesi vicini, penso probabilmente durerà ancora a lungo. Sì, per non parlare della Bielorussia, per non parlare della Moldavia. Certo. Adesso c'è la questione della Bielorussia, ma si è aperta anche il fronte della Moldavia, dove dentro c'è l'enclave filorussa della Transnistria. Cioè, sì, sono parecchie aree di crisi su cui la Russia deve confrontarsi. E quindi potrebbe anche essere che non è detto che poi la sua attenzione nel tempo sia così fortemente concentrata sul Mediterraneo. Non so, vediamo. Io grazie qua. Veramente tante, Cristina, per insomma, questa disamina chiarissima e esauriente. E sicuramente, insomma, avremo altro modo per risentirci anche all'interno, insomma, delle nostre conversazioni. So che sei impegnatissima, quindi ho voluto proporre subito al circolo, insomma, di forzando anche un po' i tempi, magari, ma di tenere questa lezione aggiuntiva, proprio perché ci aiuta a chiudere anche un poco il quadro. E tutto sommato, anche se da una prospettiva sola, però comunque è chiaro che quando una strategia si chiarisce in tutti questi aspetti, anche dal nostro punto di vista sapere con cosa ci confrontiamo, su quanti scenari ci confrontiamo. Il mondo pacifico in cui eravamo abituati anche a sonnecchiare all'ombra dell'ombrello della NATO era finito. Bisogna tornare protagonisti anche a costo di qualche rivisitazione sulla propria cultura di base. Quindi un attimo, capire cosa siamo disposti a fare e cosa no, sicuramente no. Grazie veramente tanto a tutti, a tutte le persone che si sono collegate, anche chi ci ha seguito via Facebook. Ricordo